sulla deportazione, dove viene raccontata la storia di tre giovani italiani della provincia di Milano, Angelo Ratti di Cernusco sul Naviglio, Venanzio Cibellini di Milano e Guido Valoda di Sesto San Giovanni, deportati durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi diamo un saluto e un benvenuto al produttore e presidente della società CPG, dottor Giancarlo Grilli e tutto il suo staff, al direttore della Scuola Salesiana di Sesto San Giovanni, don Giuliano Giacomazzi, naturalmente ai ragazzi della Scuola Salesiana di Sesto che hanno contribuito alla realizzazione del film, al presidente dell'associazione ANED di Sesto, signor Giuseppe Valotta, figlio di Guido, buonasera. E un saluto ai consiglieri, alla giunta e al sindaco che intanto prima di dare la parola al dottor Grilli passo la parola per un saluto da parte del nostro sindaco Monica Chitta. Prego. Grazie Presidente e benvenuti a voi tutti presenti. Credo che questa sera proiettare questo film documentario nella sala consiliare del Comune di Sesto San Giovanni abbia anche un significato simbolico molto forte. Sesto San Giovanni, città medaglia d'oro alla Resistenza, merita quindi questo dono che viene fatto da voi, ma merita anche che questo dono venga giustamente valorizzato nella sala della democrazia della città. E come ricordava il Presidente, KZ è un documentario storico che racconta la storia della deportazione politica, tre storie, ma che in realtà sono le storie di tanti italiani che durante l'occupazione nazifascista vennero poi trasferiti nei lager, qualcuno tornò, molti non tornarono. È bello che questo film sia stato realizzato da dei ragazzi, da degli allievi, mi pare, se non correggetemi se non sbaglio, ma del quarto anno della formazione professionale dei Salesiani di Sesto San Giovanni. Perché è bello? Perché molte volte, cioè a noi grandi, adulti, più adulti, ci tocca giustamente di portare avanti la memoria, ma poi ci vuole qualcuno che il testimone lo prenda, lo faccia suo, che riesca a riportarlo. Come dire, a portarlo in avanti anche con altri linguaggi, con linguaggi anche dell'arte, in questo caso appunto attraverso un film documentario. E poi è bello perché è stato fatto proprio tutto dai ragazzi, mi pare di capire, cioè si erano messi in piedi una troupe che insomma, ha realizzato la pellicola dalla regia alla direzione della fotografia fino alla colonna sonora. Quindi tutto. Le storie che vengono riportate sono proprio quelle dei tre protagonisti che ricordavano i loro nomi per noi. Familiari, molto familiari qui a Sesto San Giovanni, quindi Guido Valota, Angelo Ratti e Venanzio Gibellini. E due di loro tornarono, Ratti e Gibellini, Valota non tornò. Quindi questo film documentario è stato possibile farlo anche grazie alle testimonianze dirette di coloro che tornarono e indirette però del figlio di Guido, Peppino Valota, che con grande tenacia, passione e determinazione sta portando avanti la vita di suo padre attraverso il lavoro fantastico in ANET. Io questo film l'ho visto in un contesto particolare, non l'ho visto il giorno in cui è stato proiettato ufficialmente al Cineteatro Rondinella, c'era l'assessore all'educazione Roberta Perego che me ne parlò benissimo, ma ho avuto la fortuna tutto sommato di vederlo in un contesto decisamente particolare. Quest'anno ho accompagnato per il 70° dell'anniversario della liberazione, la delegazione si estese al pellegrinaggio di Mauthausen, c'erano circa 300 ragazzi. E durante il viaggio di ritorno ci hanno fatto proprio vedere tutto il film sul pullman e devo dire che l'attenzione è stata alta. Io mi complimento per il risultato che ne è sortito ovviamente, però l'attenzione dei ragazzi è stata alta, è quello che mi ha colpito molto, perché come sempre, come dire, si cominciano le proiezioni dei film, dei documentari con un brusio di fondo molto giovanile che accompagna. E si pensa che debba accompagnare poi tutta la visione, invece a un certo punto c'è stato un silenzio profondo e assoluto, fino alla fine. Una grande emozione per me è stato appunto, perché credo che vederlo, soprattutto dopo essere stati a Gusen, Arnhem, a Mauthausen durante la manifestazione internazionale, aver visto quei luoghi, aver visitato uno a uno tutti i monumenti,
tutte le nazioni che lì ricordano le persone che hanno perso la vita, ecco, vederlo dopo quell'esperienza emotivamente forte è stato un momento formativo molto alto per i ragazzi che erano con me, che erano con anche alcuni dei consiglieri comunali che sono presenti qui questa sera, e credo che sia un giusto e buon modo per portare avanti la memoria oggi. E quindi vi ringrazio, vi chiedo scusa perché io mi dovrò allontanare per un quarto d'ora, 20 minuti, ma rientrerò sicuramente prima che voi andiate via. Grazie mille. Grazie al Sindaco. Adesso al Dottor Grill prego di fare la sua presentazione e proiezione. Prego. Non sono esperto. Buonasera, sono Giancarlo Grilli, presidente e produttore di questo docufilm. Docufilm perché alterna le interviste che abbiamo realizzato con due dei protagonisti, Angelo Ratti, Venanzio Gibillini, e con Peppino Valota, intervallandole con della vera e propria fiction, di cui sono stati protagonisti sia come attori e come tecnici i giovani dell'Istituto Salesiani di Sesto San Giovanni, di cui abbiamo qui una piccola rappresentanza. Per me è stato, innanzitutto, è un onore proiettare questo film qui, in questo contesto, perché questo film parla di un personaggio di Sesto San Giovanni e alcune scene sono state girate proprio a Sesto San Giovanni. Ma soprattutto la soddisfazione più grossa è perché ho visto dei ragazzi di 17-18 anni, che poi era l'età di due dei protagonisti del film, immergersi quasi in un contesto storico di cui non conoscevano. Perché da delle interviste che avevamo fatto, la maggior parte dei ragazzi conosceva la deportazione ebraica, i 6 milioni di morti uccisi nei campi di concentramento, ma pochissimi conoscevano la situazione della deportazione politica. E noi abbiamo voluto raccontare questa storia che, come ha detto il sindaco, non riguarda soltanto i personaggi che vedete, ma riguarda poi un universo di persone. Io non voglio perdere tempo perché so che abbiamo il tempo contingentato. Di questo film vedrete purtroppo soltanto i primi 37 minuti. Dopodiché avrete delle motivazioni politiche per discutere tra di voi, per cui non possiamo rubare troppo tempo alla politica. Eventualmente vi dico che, qualora foste curiosi non tanto di vedere il finale, perché il finale è abbastanza prevedibile, ma di vedere tutto il film, avrete la possibilità eventualmente di acquistare i DVD. Io vi auguro buona visione e spero davvero che il film possa colpirvi come ha colpito noi. Grazie ancora. I vagoni sono già lì pronti, a Porta Carraia, aperti, e vengono fatti salire. E lì sono venute le ultime scene terribili. E poi chiediamo, lui faceva un discorso diplomatico, che qui tutto è vietato tutto, tutto, noi dobbiamo solamente scattare, dire sì, scattare, scattare, lavorare, dire sempre sì. I parenti, quelli che sono riusciti a essere lì in quel momento, cercano di abbracciare i propri cari, ma, no, ma i tedeschi li cacciano indietro. Alla mattina alle 5, nudi, ci buttano fuori dalla baracca e stiamo lì in mezzo al plaza della baracca, dalla mattina alle 5 fino alla sera alle 6. Se c'è una latrina, se c'è qualche cosa, perché ormai era 3 giorni che è venuto sera anche quel giorno lì, 3 giorni che noi giovani cercavamo di tenere tutto. Scene, gente che cade tra i binari, gente che urla, vendicatici, gente che piange, voglio vedere mio marito. Avevano delle scene, mia madre era lì in mezzo. Nudi, nudi completamente, e abbracciati lì tutti per scaldarsi. Dici che ha visto un ragazzo in pigiama, non l'ha neanche fatto vestire. E difatti i primi che torno indietro, poi vedrai che cosa. Ora più che il bisogno di andare nella latrina era la curiosità, vedere cosa c'è, cosa di strano. La debolezza, la stanchezza, la paura, la gente crollava come le mostre.
E ti guardavi indietro, non vedevi più neanche la terra, tutti i cadaveri. Era composta da tutto un lavandino di legno che girava tutto intorno alla baracca, con scritto Trinken verboten, acqua non potabile, tutti i balli. Sotto c'era catastato tutti i cadaveri. Li caricano su tutti, chiudono i portelloni, sigillano, il treno parte. Quando l'ultima carrozza si vede ancora che va verso Brescia, arriva una signora trafelata e dice: ha visto un ragazzo in pigiama. E mia zia ha detto: no, guardi, è là, sta partendo oramai, era tardi. Sono Giuseppe Valota, Peppino Valota, figlio del deportato Guido, morto in una marcia di trasferimento in Austria, tra Vienna e Mauthausen, nella cittadina di Steyr, il 5 o 6 aprile 1945. Di mio padre non ho ricordi particolari. Io ho in mente un particolare di quando mio padre mi ha preso in bicicletta, ma mi ha messo sul portapacchi dietro e io ero abbracciato a lui e si andava lì, nelle zone dove abitavo. Io sono Angelo Ratti, sono nato il 2/5/1926 a Cernusco sul Naviglio. Volevamo fare qualche cosa per opporsi alle leggi fasciste che ti mettevano in condizione, non dico di schiavitù, ma quasi. Dovevi essere sempre a sua disposizione e fare quello che dicevano loro. Quindi non c'era quella libertà che noi volevamo. Sono Gibillini Venanzio, sono nato il 28 novembre 1924. Sono nato in Francia, cittadinanza italiana. Sono stato in Francia un anno, quando ero un bambino, basta, sono ritornato in Italia. La mia storia comincia prima dell'8 settembre del 1943. Prima dell'8 settembre io ero già militare, perché il 1924 è stata l'ultima classe chiamata Correggio Esercito. E dopo l'8 settembre abbiamo guadagnato la strada del ritorno scappando dalla caserma, che in fondo c'era una cinta che confinava con un convento di suore, che esiste ancora il convento di suore, e siamo saltati giù di lì, siamo andati alla stazione di Vercelli e un po' truccati un po' per non farsi vedere che eravamo militari, perché ci avevano già vestiti e tutto, e siamo ritornati a Milano. Qui parla la radio del governo nazionale fascista Repubblica, si induce e parla agli italiani. Italiani e italiani, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce, e sono sicuro che voi la riconoscete. È la voce che vi ha chiamato a raccolta nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della patria. Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più lato della parola, sarà cioè fascista nel senso delle nostre origini. Farà vedere fedeli in tutta Italia. Noi vi chiamo nuovamente al lavoro e alle armi.
risultante del nemico per la capitolazione dell'Italia non significa che è stata già la vittoria del pugno, poiché i grandi imperi Germania e Giappone non capitoleranno mai. La nostra volontà, il nostro coraggio, la nostra fede ridaranno all'Italia il suo volto, il suo avvenire, le sue possibilità di vita e il suo posto nel mondo. Viva l'Italia, viva il Partito Fascista Repubblicano. Avete ascoltato il discorso del Duce. Oste! Sì, arrivi. Chi? Forestiere, vengono di Cernusk. Ma conosci il padre di qui, magari lì? Hai un bravo bagaglio, tranquillo. Sì, arrivi. Eravamo sei studenti e alla sera, durante il coprifuoco, andavamo a strappare i manifesti di propaganda fascista. Due, tre, trois. Che sia la postazione contraerea di Visina che ha detto così. Ma che era abbandonata. Bravo. Certo che anche ti portarti la tre. Tanto le scale. Sì, ma loro ci stessi. Già andando in giro anche l'uracchino è pericoloso con quel che sono andrei a fare. Che mancava di essere in giro anche con quel fisicchio. Sì, la mia famiglia. Guarda qua, i soliti sovversivi. Un giorno, durante. Un giorno è già strappati via. Nemaca, dai! Sì, sì, te che resù, nemaca. Quando si trompe i volantini. Adespete! Oh, maleno che sempre esagera. Dai, a Calpino. Lui esagera davvero. Riccia un po' troppo. Diamogli una lezione. Ehi, fermo! 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 Ehi! Oh, ah, ah, oh. Basta! Bastardo. Basta così! Basta così! Ha capito la lezione. Faccia.
Guido! Te sei bollato in bicicletta? Se te è successo? Dai che c'ho in quei cos per me de gatto. Mio padre è sempre stato un antifascista, ma non di quelli in primo piano. È sempre stato un antifascista parlando con gli amici, parlando, penso, nell'ambito del lavoro, ma essendo il clima allora di una dittatura, non è che parlasse apertamente. Frequentava anche amici, qualche volta qualche bar un po' sospetto, eccetera. Mio padre non è mai stato una persona in prima linea. E va in Breda, e alla Breda va allo stabilimento aeronautico. Mio padre era un attrezzista, questo l'ho visto sulla scheda della Breda. Lo sciopero del marzo 44 inizia l'1 marzo 1944 e termina a grandi linee all'8 marzo 44. Uno sciopero che è durato ben 8 giorni. Naturalmente non in tutte le fabbriche è avvenuto con le stesse modalità. Ad esempio nella fabbrica, nel reparto dove lavorava mio padre, lo sciopero è iniziato a mezzogiorno. Perché questo sciopero? Perché fondamentalmente la gente, gli operai, quelli che lavorano nelle fabbriche, ma non solo, i familiari, le mamme, i bambini piccoli, tutti, venivano oramai coinvolti in una situazione di guerra, di bombardamenti, di lutti, quindi, di miseria, di poca roba da mangiare, c'era il tesseramento, ogni famiglia aveva aderito a tot pane, tot riso, tot pasta. La gente dimagriva a vista d'occhio, aumentavano anche le malattie. Tutta questa situazione ha fatto sì che la gente non ne potesse più. E marzo 44 non si può dire di tutta l'Italia, perché una parte dell'Italia, l'Italia del Sud, era già stata liberata dagli americani, ma tutto il centro-nord era ancora sotto l'occupazione nazista, oltre che esserci il fascismo. Io non volevo aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Allora mi sono imboscato, mi sono nascosto, non potevo più vivere apertamente così. Finché che un passaparola tra noi ragazzi che non ci siamo presentati, che era la grande maggioranza che non si è presentata alla Repubblica Sociale, hanno cominciato a dire che a Greco assumono gli operai. Basta presentarci e dire che sei un calderaio, che facevi un qualche cosa che interessava alla Ferrovia dello Stato, ti prendevano, ti davano l'esonero. E difatti è cominciato ad andare uno e andare altro finché mi davano realmente l'esonero, sono andato anch'io. In tutti gli stabilimenti grossi esisteva già gente matura con che erano resistenti. Mi dicevano, ragazzi, qui non si lavora, qui al momento opportuno faremo sabotaggio, faremo saltare qui, saltare là. E difatti è venuto anche il momento che hanno fatto saltare le locomotive, che hanno fatto dei sabotaggi. Sei sicuro? Sì, guarda qui, ti ripara che schi, è partito domani per la Germania. Gibilini! Ma sto fechi? Ti sei mai? Sono chi per ritirare il MES. Ma non hai saputo degli attentati ai locomotori? Sì, sì, lo sapevo. E ste fechi allora, scappa, va via. Colombo, venite, c'è il Gibellini per lo stipendio. Scappa. Chi è? Gibellini. Va via, Maris. Quegli lupi ti stanno cercando, va via. Sono in Gassami, mi sa c'entri. Lo so. Va via, tutti va lo via. Sanno che tu non c'entri niente. Ma i tedeschi, gli interessa no. Andrei a cercare i disettori renitenti per interrogare. Sì, sono in regola. Gol esonero. A chi là che interessa un'ora mai più che rocchi? Quando trovai colpevole e cominciano a arrestare tutti i sospettati. Tu sei il primo della lista. Hanno arrestato altra gente. Anche il Borroni. Sì, è il tuo amico, il Molteni. Scappa, va via di chi? In due vo. Comincia a scappare via di chi? Scappa. Scappa. Va via, va via. Ringrazio, vai, buon rendere. Una nuova camera, comandi. Vai, vai. C
si presentano in casa due sgherri, due ragazzi giovani, qualche anno più di me, ma due elementi della polizia, dell'UPI, ufficio politico investigativo, polizia fascista. Ci fu una spiata e la sera del 18 dicembre 1943 fummo arrestati. Lo sciopero, in un contesto di guerra sotto una doppia dittatura nazista e fascista, è considerato un grave atto di sabotaggio. E questo si paga. Signor questore, questa è la casa. Voi restate. Signore, aprite voi. Signore. Mi raccomando, state agli ordini. Aprite la porta! Guido! Sei successo? Stefano! Aprito, faccio sfondare la porta! Ti giuri che nico, nico, nessuno. La buttiamo giù, signor questore? Aspetti, aspetti! Arrivo! Mio marito non è un delinquente. Siete voi Valotta Guido? Sì. Mamma. Sta tranquillino, l'è tutto a posto. Sta chi da bravo che la mamma la vende. Signor Valotta, dovete venire con noi in quest'ora. Perché? Non ho fatto niente. Non vi dovete preoccupare. È solo una formalità. Un semplice controllo. Prendete degli abiti. Dai. Ma dove lo portate? Mio marito è un bravo uomo. Non c'è di che preoccuparsi. È una semplice formalità, l'ho già detto a suo marito. Questa è la casa di un musicista. Certo, il mio Guido suona il violino. Allora c'è un errore. State tranquilla, noi non cerchiamo un musicista, ma pericolosi sovversivi. Vedrete che domattina vostro marito sarà di nuovo a casa. Forza, vestitevi. Andiamo. Guido! Andiamo. Guido! Andiamo. Guido! Quando mio padre è stato arrestato, avevo poco più di 5 anni, ho scoperto che non potevo neanche, ad esempio, ricordarmi il suo arresto. Perché io, quando lui l'hanno arrestato, l'ho saputo per caso da mio fratello, io non c'ero. Ero sfollato dai nonni su in Alta Val Brembana. Non puoi andare, papà. Ven chi che saluto mio papà. State dentro, signora! Lasciatela stare, la moglie del Guido Valotta. No, no, non ha fatto niente. No. Portateli sul torpedone, dai, forza! Tu via! Avanti, avanti, forza! Tirasi in Drake, che è il coprifuoco. Andiamo! Ciao! Guarda che vieni qua! Avanti, avanti! No, ti te vene noca, mi te vedi più. E anche questo ricordo, fossi stato presente, forse mi sarei rimasto impresso, non ce l'ho. E quindi io di mio padre non ho in pratica nessun ricordo.
entrarono in casa mia, minacciarono i miei genitori. Uno si avvicina, se aveva una borsa, la apre, mi fa vedere che è armato e mi dice: cerca di farla da uomo e saluta tua mamma e non tentare perché ti spaiamo addosso. Va bene, allora io ho salutato mia mamma, sì, non pensarci, adesso dove andiamo a finire te lo racconterò. E io dopo un'ora e mezza ero finito a San Vittore. Gli hanno detto: suo figlio viene con noi, però state tranquilli che domani mattina ritornerà. Sono ritornato nel 1945. Sono stato arrestato lì, portato a San Vittore. Abbiamo fatto 40 giorni di prigione, in isolamento. Non gli si imputa nessun capo di imputazione, non gli si dice nulla, no? Poi vengono, non c'era nessun avvocato, nessuno. Sul corridoio che camminava il quinto raggio, ogni cella c'era appeso pericoloso, pericoloso, sorvegliato visto, pericoloso. Mi portano sul primo piano, aprono la cella 62, vedo che non c'è nessuno. Silenziosa, tutta imbiancata, e ci dico: il secondino, il fascista, sono solo, solo soletto. Hanno chiuso la cella, non ho aperto dopo 22 giorni. Dottor Ugo, il prigioniero. Come? No, grazie. Tu fumi? Raccoglila e vai avanti a fumare. Conosci Mariani Carlo? Non ho sentito. Colombo Arturo? No. Marzetti Siro? No, non conosco nessuno di questi, davvero. Perché non sei tornato in caserma? Io ero un soldato e... Sì, ma perché non ti sei ripresentato per tutti questi mesi? Io ero un soldato a Vercelli, 63. Ma perché non sei tornato? Io... lavoravo per quelle zone. Ah, sta zitto! Ferma qui. Lavoratore, eh? È bravo. E noi ti mandiamo in Germania a lavorare. Così potrai mandare i soldi a casa a tua madre. La mia unica colpa è stata di non aver aderito alla Repubblica Sociale Italiana.
Già la sera del 14 marzo partiva con i camion, con altre centinaia di deportati, alla caserma allora chiamata Umberto I di Bergamo. Arriva il 17 di agosto del 1944, quella notte lì, la notte tra il 16 e il 17, l'alba del re, non ci fanno più dormire. Liberano tutto il sesto raggio, il quinto raggio e anche, non so, altra gente, e ci mettono tutto in un corridoio. E lì vediamo tanta gente, tanti giovani, più o meno la maggioranza, eravamo quasi 500. E mia madre riesce fortunatamente. Sai, i tedeschi non sono come gli italiani in questo caso, a loro non interessa che si possono salutare, vedere, no? Perché sanno che vanno a finire là. Questo è dentro Zanella. Quindi il far salutare delle persone, l'importante è dopo essere perquisite, cioè non sono come i fascisti che sono incattiviti. La guerra civile porta anche queste cose qui, no? E allora mia madre riesce fortunatamente a salire, vede mio padre, ma prima di vedere mio padre assiste a una scena terribile. Attenzione qui, bitte! Porta il palto vecchio. Ma perché te vorresti cambiare? Preoccupati. Te ne saluta il Nino e il Peppino, va bene? Tieni, tieni, metti. Metti. La mano e dentro c'è un biglietto che è la lettera di mio padre che ha scritto a noi tutti, alla famiglia, l'unica cosa che ho di mio padre, e l'orologio e i soldi, perché forse avrà pensato che dove andava a finire forse non serviva né l'orologio né i soldi. Ci contano e ci ricontano so per quante volte, finché alla mattina, all'alba di quel giorno lì, del 17 di agosto del 44, c'è il pullman della centrale municipale, azienda tranviaria municipale di Milano, non so quanti pullman c'era, tutti fuori di San Vittore, ci caricano su quei pullman lì e vengono su anche i fascisti insieme a noi. 600 persone con di fianco camionette dei fascisti, dei nazisti, per fare che nessuno scappi, vengono fatte sfilare, la popolazione di Bergamo non resta insensibile a questa scena. Si avvicinano e chiedono chi siete, dove arrivate, dove andate. Qualcuno para, qualcuno no, qualcuno non sa nulla. Tutti conciati, no? Lasciamo San Vittore, facciamo subito Bergamo, Brescia, Verona. Facciamo il Garda, andiamo sulla Gardesana, io la prima volta che vedevo il Garda, figurati, tutta la Gardesana, arriva di Trento, andiamo su, arriviamo a Trento, arriviamo a Bolzano, arriviamo nel campo di concentramento di Bolzano. E della gente di Bergamo va nei negozi, tira fuori i suoi bollini, questa è una cosa meravigliosa, perché non può che essere così. Avevano le tessere del tesseramento, sono come dei bollini che tu stacchi, come dei mini francobolli, e sono andati e hanno portato là del pane, buttavano del vino, roba da mangiare. A Bolzano rimango fino al 5 di settembre del 1944. Fummo portati alla stazione centrale, sul famoso binario
21, mi pare. Dai, dai, muoviti! Infila! Alza! Alza, mi sida, non si! Ma, andate a sé, andate a sé! No, niente, ma parli, sotterraneo, in una cantina. Silenzio! Arriva alla stazione centrale. Sì, ma un po', dai, un po', dai, venire! Silenzio! Dice sì, Vagons! E dove che sei? Avevamo 17 anni. Era notte, una gran confusione e poi soprattutto la paura. Fatto sta che quel binario lì era la partenza della deportazione. Ci portano lo scalo merce di Bolzano e ci pigiano dentro da quei vagoni lì, c'era un bel treno lungo col cuore a bestiame e 50-60 per vagone, chiudono, sentiamo la porta scorrevole che viene chiusa, il catenaccio dall'esterno che trucco, salta giù, basta, siamo chiusi dentro. E lì siamo lì pigiati uno contro l'altro. Il viaggio è stato di una notte e un giorno. Parlarti del viaggio, guarda, è una cosa terribile. Il viaggio bisognerebbe parlare delle ore, delle ore, delle ore, e poi non è mai finita, perché lì comincia la spersonalizzazione dell'individuo. Chi è che mangia? Un fortunato. Sì, ma non mi ingaggio che cagna più per lui. Dice sì. A meno che lui si sfama. Se la divide con gli altri, non sarebbe più la pace. Era anche una cosa demoralizzante, una cosa che è difficile spiegarla, però purtroppo quella era la realtà della deportazione, che incominciava la deportazione. Quando avevi bisogno di fare i tuoi, la facevi lì. Anzi, faut que vous puissiez.
non c'è posto, non c'è spazio, non c'è dignità, non c'è più niente, il tuo pudore stesso, tutto. Per me il viaggio è durato 2 giorni e 2 notti solamente. C'è gente che ha viaggiato 3 giorni, 4 giorni. Arrivavano, c'erano i morti sul vagone. E la fa più... le tratte anche se anche... Facciamogli un po' di spazio. Coraggio, figliolo, coraggio. Non ce la faccio più. Ho paura. Hai la febbre alta. Padre, ve ne prego. Beneditemi. Sta tranquillo. Ego te benedico in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Basta, basta. Ma come siamo conciati? Siamo conciati peggio delle bestie. Padre, e Dio? Dov'è Dio? Dio c'è, amico mio. Ricordati che è l'uomo che ci sta facendo questo, non Dio. No, mi pare di averli giù e superare Nelmburg. Norimberga? Sì, se riuscì a leggere un po' di tempo fa. Cioè, due endemi, hai capito? No, mi pare che il treno è il vaga. Le fa come una deviazione verso est, ma sono sicuro. Adesso andiamo a est, dopo di Norimberga andiamo a est, andiamo a est, andiamo a est, viaggio ancora, finché un bel momento rallenta, 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 si ferma. La stazioncina insignificante con scritto Flossenburg, mai se nessuno conosceva quel nome lì. Prima ancora che il treno si fermasse definitivamente sentivi già i cani abbaiare, l'osso, il bestemmiare in tedesco. Allora abbiamo capito che dovevamo scendere da quei carri velocemente. Ci troviamo di fronte un paesino, Mauthausen, e chi lo conosceva? KZ sono delle iniziali che significano concentrazione, lager. Questo è il lager dove le persone entrano e non devono uscire. Non c'è nessuna... non ci si può redimere, insomma. Adesso i ragazzi, se volete raccontarci le vostre sensazioni, prego. Vieni, vieni. E io nel film prendo il ruolo di un giovane tedesco, un giovane aviatore tedesco che conosce Venanzio Gibellini, nel campo di Dachau. Io prendo un ruolo particolare perché aiuto, da tedesco aiuto Gibellini in qualche giorno passandogli della birra. E dopo qualche giorno mi viene chiesto anche del pane mentre facevo la mia pausa
Però poi mi resi conto che, essendo un tedesco, non potevo aiutarlo. Allora, da quel giorno in poi, non potrei più aiutarlo. Io invece conosco sempre Venanzio durante un campo di lavoro nel quale avviene un bombardamento e quindi noi tutti insieme ad altri ragazzi tentiamo la fuga, ma poi veniamo traditi da una contadina che ci vede scollinare. Cosa avete provato? Siete un po' sono proprio timidi. Cosa avete provato a fare questa? Sicuramente è una nuova esperienza e almeno io parlo dal mio punto di vista, sono stato toccato perché si sente raccontare le storie dal punto di vista magari dei sopravvissuti, però entrarci proprio come personaggi e interpretare la parte è molto più toccante. Certo, piuttosto che sentirsela raccontare, come diceva lui, provarlo sulla pelle, piuttosto che... Oltretutto i vestiti erano molto veritieri, quindi magari scalare la collina con le scarpe magari malandate, piuttosto che proprio per quel poco che abbiamo provato, è stato molto, tra virgolette, toccante, nel senso te lo ricordi, una cosa che non dimenticherà. Devo dire soltanto che questi ragazzi, era la prima volta che noi lavoravamo con loro, perché la GPG... Per la GPG questo è il quarto film, è una piccola associazione che fa film low cost, a bassissimo budget. Pensate che questo film è costato 15.000 euro, spesi quasi esclusivamente per i costumi. Era la prima volta che lavoravo con dei ragazzi e sono rimasto veramente sorpreso della loro professionalità, del loro interesse, di come accettavano le note del regista, perché per fare una scena bisogna ripeterla 5, 6, 7 volte da diverse angolazioni. Bene, loro il trucco, i vestiti. Pensate che questi ragazzi oggi, li vedete così con questi belli bei capelli, no? Hanno accettato di raparsi a zero e farsi addirittura la strasse, perché i deportati italiani, oltre ad avere i capelli cortissimi, veniva tagliato. Ecco, questi ragazzi non hanno chiesto, no, la parrucca, no, hanno accettato, poi non so cosa abbiano fatto quando è finito il film, questo non ne ho la più pallida idea, però è veramente commovente e io devo dire che il successo di questo film lo devo esclusivamente a loro, oltre, vabbè, al regista che poi è anche mio figlio, ma qui entriamo in conflitto di interessi, però devo dire che oltre a loro, che sono attori, ci sono stati tanti altri, come Luca, che è il nostro addetto stampa, i tecnici, video, audio, cioè praticamente questi ragazzi che per la prima volta, presumo, si affacciavano al cinema, hanno fatto veramente un lavoro come se fossero dei professionisti. E se il film ha riscosso così successo e ci hanno perdonato qualche piccola imperfezione, devo dire grazie esclusivamente a loro. Grazie. Solo una parola per dire che, ecco, l'esperienza del produrre un film dall'inizio alla fine, coinvolgendo i ragazzi, era una sfida, perché tante volte la percezione è che quello che i ragazzi fanno, insomma, bisogna prenderlo un po' così, tanto sono ragazzi, per cui non c'è problema, no? E invece la sfida era proprio quella di prendere i ragazzi sul serio, cioè di credere che possono fare delle cose belle, delle cose impegnative, facendole con il loro stile, con la loro storia, con quello che portano nel cuore, ma facendolo proprio bene, in maniera professionale. E credo che questa sia una scommessa vincente, non solo perché si produce del materiale che davvero può essere utile, proprio per la società, per i giovani stessi, ma soprattutto come esperienza educativa, no? Cioè dove i ragazzi non solo diventano oggetto di attenzione, usufruiscono di un servizio, ma diventano protagonisti davvero del loro percorso educativo. È bello vederli da attori, ma è bello anche sapere che non ci sono soltanto quelli sul palcoscenico, ma tutti quelli che dietro hanno contribuito alla costruzione di questo film, e vi assicuro davvero anche con grosse fatiche, anche per la scuola, no? Perché mettere insieme un po' tutto non è sempre stato facile, perché poi noi ricordiamoci che dobbiamo anche fare scuola, insomma, non soltanto produrre dei film. Però ecco, riuscire a mettere insieme tutto questo dentro un'esperienza educativa
è una sfida davvero che ci ha appassionato proprio tutti, e quindi davvero ancora una volta grazie a loro, e sicuramente grazie anche a chi ha voluto condividere parte della propria storia, perché credo che l'altra esperienza bella di questo film è aver potuto conoscere i personaggi, aver potuto condividere con loro, non solo nel sentire raccontare, ma nel costruire un'amicizia, ormai ci si vede. E c'è proprio quello stile di famiglia che dice che anche i drammi che hanno toccato la storia nostra e delle nostre famiglie può davvero diventare motivo di speranza bella, proprio costruita insieme con le nuove generazioni. Grazie ancora a voi e a tutti voi. Prego, signor Valotta. Il film prosegue e il ragazzo con la pettinatura un po' sollevata è un aviere tedesco che, commosso dalla figura di Venanzio Zibellini, gli fa capire di bere una birra, eccetera. Ma nel momento in cui Zibellini gli chiede altro, lui si rigidisce e gli dice no, tu partizzanto, eccetera, e quindi non gli dà più neanche la birra che invece prima gli dava. Cioè, questa scena è molto bella, che non avete visto, ma ve la racconto adesso velocemente, perché nel momento in cui lui dà qualcosa a Venanzio va tutto bene, nel momento in cui Venanzio fa presente una sua situazione non si permetta mai. E quindi gioca anche questo meccanismo. Questo film, secondo me, è molto bello, ma sotto l'aspetto anche storico è molto bello, significativo, insomma. Perché qui ci sono tre deportazioni che riguardano un po' lo specchio della deportazione politica. Cioè, la deportazione politica in Italia, noi l'abbiamo visto dai filmati, dal film, c'è la deportazione per un antifascismo di carattere generale, non so come dire, strappare i manifesti, essere, lì non è scritto, ma loro buttavano anche i manifestini nei cinema di Cernusco sul Naviglio, e quindi questo è un aspetto dell'antifascismo. L'altro aspetto è la rappresaglia. E la rappresaglia, fucilano queste persone al deposito delle locomotive di Greco, perché c'è stato l'attentato alle locomotive, e poi deportano Zibellini con altri. E quindi questo è il secondo aspetto. E il terzo aspetto è quello degli scioperi, che ha coinvolto tutto il centro-nord, di cui mio padre è una delle figure. E quindi, ecco, questi tre momenti di queste tre esperienze, eccetera, racchiudono un po' quello che è stata fondamentalmente in Italia, soprattutto la deportazione politica, cioè oppositrice al fascismo e al nazismo. Termino con una cosa veloce, mi ha molto colpito l'episodio di Bergamo. Oggi le persone che vanno nei negozi staccano i loro bollini, quindi non hanno più diritto di mangiare, perché i bollini li danno per altre persone, e poi buttano dentro il mangiare. È una cosa che mi commuove, pensando anche all'oggi, cosa succede nelle stazioni. Io dico sempre che il povero aiuta il povero. Grazie. Prima di salutarci, volevo dire che il dottor Gritti ci lascia alcuni DVD per chi volesse acquistarli, costa di 10 euro e il regalato viene interamente devoluto in beneficenza presso la missione salesiana di Toni nel sud del Suda. Io volevo concludere a nome di tutto il Consiglio Comunale un grazie sincero a tutti i ragazzi, protagonisti e non, agli autori, registi, perché questa vostra realizzazione ci ha regalato una lezione di storia straordinaria, commovente e al tempo stesso toccante. Un grazie di cuore a tutti voi, perché ricordare il passato ci aiuta a costruire un futuro migliore. Grazie.
Sì, allora riprendiamo il consiglio. La parola al segretario comunale per l'appello. Grazie. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Bernardi. Non so se deve... No, l'ho già... Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, però, Cremonesi assente. De Noia, Di Stefano, assente. Foggetta, Franciosi, assente. Gianvecchio, La Miranda, assente. Landucci, Lanzoni, Nossa, Nossa, Nossa era qua adesso con te. È assente. Nossa è lì. Sì, sì. Pastorino, Pennasi, assente. Pietra, Romaniello, Teormino, Ferrante, Torraco, assente. Tremolada, Vavassori, Vavassori. Assente. Ci siamo. No, 17. 17. 8 assenti. Risultano 17 consiglieri presenti e 8 assenti. La seduta è valida. Comunico i consiglieri per l'assenza giustificata: Franciosi, Cremonesi, Lanzoni, Torraco, Di Stefano e Pennasi. Come da prassi, 3 scrutatori: Bernardi, si offre volontario, Romaniello e Foggetta. Quindi Romaniello, Foggetta e Corbetta. Bernardi. Adesso invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie.
procediamo con l'argomento sulle mozioni. Le mozioni indicate rispettivamente ai numeri 2 e 17, presentate dai consiglieri Nossa e la consigliera Titta Ferrante, trattano lo stesso argomento, per cui verranno discusso in modo congiunto. La mozione numero 2, presentata dal consigliere Nossa, prego, se vuole illustrarla. Sì, pronto? Sì, grazie. No, allora, io la mozione in me la devo ritirare, ma la devo ritirare per il semplice motivo, non perché il nostro gruppo ha perso la convinzione di ciò che vi era scritto sulla mozione, ma per il semplicissimo motivo che alcune normative, alcune leggi e alcune cifre che erano state inserite sono state, diciamo, sorpassate da una sentenza del 2 aprile 2014 del TAR che dava quasi in toto ragione a un ricorso fatto dai genitori di alcuni alunni delle scuole. Tanto è vero che poi dal 2 aprile 2014 in poi hanno cambiato nome a questo buono scuola e viene dato, diciamo, con determine diverse, pur rispecchiando però, purtroppo, per quanto ci riguarda, la filosofia di questo buono scuola. Quindi la ritiriamo. Il nostro auspicio è che, come abbiamo detto in commissione quando parlavamo dello statuto, che nella prossima revisione del regolamento venga inserita, come dire, una postilla in cui le mozioni abbiano un termine perentorio di discussione, qualunque sia, però che abbiano un termine perentorio, perché moltissime mozioni, rimanendo giacenti, questa qui 18 mesi, chiaramente si rincorrono un po' di normative e un po' di situazioni di questo tipo. E quindi ha, secondo noi, una valenza politica ancora di un certo tipo, però la mozione così com'è non può essere presentata perché non avrebbe nessuna validità, prima di tutto, e parlarne, accernare una discussione per poi ritirarla mi sembra alquanto ipocrita, quindi trovo corretto, anche nei termini e nei modi, ritirarla. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Quindi passiamo con la mozione presentata dal gruppo Sesto nel Cuore, consigliera Titta Ferranti, chi la vuole illustrare? No, ma se è ritirata non c'è discussione. Prego. Ma sono contenta che sia stata ritirata perché la mozione chiedeva l'abolizione del buono scuola Regione Lombardia ed effettivamente c'erano diversi punti che erano superati e che comunque non andavano bene. Il primo accenno era sul discorso della presentazione del parametro ISE, che è presentato già da 2 anni. Consigliere Titta Ferrante, è stata ritirata. No, ma è attinente a. Trattiamola sua, prego. Il secondo era il richiamo all'articolo della Costituzione in cui parlavate di senza oneri per lo Stato, per cui era questo il fondamento della richiesta dell'abolizione del buono scuola. E il terzo erano appunti che andrò a riferire nella mia mozione, che ho presentato proprio per sostenere che invece il buono scuola, così com'è, non è da abolire, ma anzi bisogna intraprendere questa strada e portarla avanti, migliorarla, implementarla in tanti modi. La nostra mozione si riferisce proprio, e chiaramente è stata impostata su quella presentata dal consigliere Nossa, e noi andiamo a dire, premesso che ci sono fonti a non finire, come la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che parlano del diritto della scelta educativa come di una libertà fondamentale. E cito Berlinguer, uomo di sinistra, che dice, purtroppo però l'Italia è ancora gravata dal fatto che nel vocabolario della sinistra la libertà educativa non c'è. Nel nostro paese, ha spiegato Berlinguer, pubblico è ancora inteso come sinonimo di statale. Occorre una revisione culturale profonda, lo dice un figlio dello statalismo, stalinismo, che forse qualche anticorpo nei confronti di eccessi di liberismo l'ha conservato. C'è bisogno, continua ancora Berlinguer nella sua affermazione, di un aggiornamento culturale, prima ancora che un'azione politica, a proposito di cosa effettivamente siano l'istruzione e l'educazione e di come essa stiano rapidamente cambiando.
la mozione precedente aveva proprio questo come preconcetto ideologico. Si riferiva proprio ad una presa di posizione che stupiva, come ancora c'è questo pubblico che è sinonimo di statale. Se le parole che hanno ancora un senso, pubbliche, vuol dire pubbliche, non vuol dire statali. La legge Berlinguer 62-2000, che è una legge della Repubblica Italiana, sancisce che il sistema di istruzione pubblico è formato da scuole statali e scuole non statali. Sono due gambe dello stesso sistema di istruzione pubblico, della legge italiana. Vengono sempre trattate come scuola di serie B, nonostante svolgano lo stesso esatto compito delle scuole statali. Considerato che per accedere al buono scuola è necessario esibire il parametro ISE da almeno due anni, da ben due anni, e che l'alunno di una scuola statale costa 7.000 euro all'anno, il MIUR parla di 8.000-9.000 euro all'anno, mentre l'alunno di una paritaria ne costa la metà, e nonostante questo le scuole statali cadono a pezzi. Considerato che la Costituzione all'articolo 33 non esclude la legittimità di misure finanziarie dirette a superare le condizioni di svantaggio economico degli alunni, dal momento che le scuole gestite da enti o da privati che ottengono la parità scolastica fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale dell'istruzione e svolgono un servizio pubblico. Considerato che all'articolo 33 della Costituzione il senza oneri per lo Stato, che era l'argomento, uno degli argomenti base della mozione presentata dal e adesso ritirata dal Consiglio De Nossa, non significa senza esborsi, come falsamente si vuole intendere, ma senza oneri, cioè senza spese superiori ai vantaggi economici che lo Stato ha nel non dover provvedere direttamente alla gestione della scuola paritaria. Consideriamo inoltre che la Costituzione non è un menù dal quale si può pretendere prendere solo quello che pare e piace, ma bisognerebbe citare, per amore del vero, anche l'articolo 30, che dice è dovere e diritto dei genitori istruire ed educare i figli. E all'articolo 31 la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Nelle premesse consideriamo anche che con l'eliminazione del buono scuola o già esigui finanziamenti alle paritarie, lo Stato non sarebbe in grado di garantire l'educazione a tutti gli scolari, se non sobbarcandosi oneri enormi pari a 6 miliardi di euro, motivo per cui occorre trovare una soluzione diversa rispetto all'attuale configurazione del finanziamento che destina 57,6 miliardi alle scuole statali e solo 500 milioni a quelle private, che pure offrono un banco a uno studente italiano su 9. Con la nostra mozione a questo punto chiedevamo e chiediamo di impegnare che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta a farsi promotrice verso la Giunta di Regione Lombardia non di abolire il buono scuola, ma di adottare il costo standard per alunno, ossia il voucher scolastico a disposizione dei genitori, e di determinare il costo standard per alunno e di utilizzare del costo standard per finanziare tutte le scuole pubbliche, statali, paritarie e degli enti locali. Il costo standard permetterebbe alle famiglie un'autentica libertà di scegliere dove far educare i propri figli. Se manca questa libertà alle famiglie italiane, manca loro una libertà fondamentale. Inoltre, metterebbe chiunque, anche le fasce più povere della popolazione, in condizioni di scegliere la migliore scuola pubblica per i propri figli. Chiaramente ho da presentare i vari punti, quindi non appena è possibile la discussione chiederò il raddoppio dei tempi. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Su questa mozione apriamo il dibattito. Stasera abbiamo dei problemini con la parte qui elettronica, però piano piano cerchiamo di proseguire. Invito i consiglieri di prenotarsi per intervenire.
chiesto la parola, un attimo, che mi viene proiettato il numero 11, Tremolata, ne ha facoltà, prego. Era solo per una domanda. Siccome nella mozione non viene spiegato esattamente a cosa ci si riferisce con costo standard, perché ci possono essere diverse definizioni, magari se ci può dire cosa intende, grazie. Consigliere Tite Franz, se vuole... Se vuole rispondere alla prima, magari l'unica, prego. Ok, allora se... Grazie, signor Presidente. Allora, la maggior parte dei cittadini lombardi ignora totalmente quale sia il reale costo standard delle scuole statali. La percezione di molti è che la scuola statale costi poco, o comunque meno delle scuole private, il che non sorprende, visto che gli istituti degli enti locali dello Stato sono gratuiti, in quanto pagati dalla fiscalità generale. Quando si mostra con chiarezza che il costo standard di un alunno di una scuola statale va tra gli 8 e i 9 mila euro, dati del Ministero dell'Istruzione, che questo costo standard è molto più elevato del costo medio di una retta di un istituto privato che va sui 5.000 euro, emerge la sorpresa e di conseguenza il favore a introdurre un sistema di finanziamento paritario per le scuole private, per le scuole statali e degli enti locali tramite voucher, pari al costo medio di una retta delle scuole private, ovvero 5.000 euro per alunno, scuole private che svolgono il medesimo servizio pubblico di quelle statali, come peraltro previsto dalla nostra Costituzione e dalla legge Berlinguer del 2000. Ma che cos'è il costo standard? Parlare di costo standard significa parlare dell'anello mancante nel panorama della scuola pubblica, cioè paritaria e statale insieme. Perché si possa davvero scegliere la scuola che si ritiene migliore per i propri figli? La struttura giuridica c'è ai sensi di legge. La libertà di scelta educativa è in capo alla famiglia e la famiglia ha la responsabilità sul ragazzo. Tutti sappiamo che questa libertà si può esercitare solo in un pluralismo educativo, che vuol dire scuola pubblica, statale e paritaria. Questo è giuridicamente perfetto, ma perché in Italia oggi non è effettivo? Manca uno strumento adeguato ed è il metodo del costo standard che potrebbe essere una soluzione percorribile. Di cosa parliamo quando parliamo di costo standard? È la stima di quanto dovrebbe costare allo Stato educare e formare uno studente. Parliamo dei dati. Oggi un allievo della scuola statale costa tra gli 8.000 e i 9.000 euro. Sempre dati del Ministero dell'Istruzione. Ai 7.600 euro calcolati pro capite solo per la spesa corrente si devono aggiungere i costi fissi, cioè quelli che di gestione locale come gli uffici territoriali, gli immobili. Il risultato è una cifra rilevante. Ora le scuole statali accolgono tra i loro banchi più di 7 milioni di studenti, mentre oltre 1 milione è iscritto nelle scuole paritarie. A conti fatti, lo Stato risparmia oltre 6 miliardi di euro, a fronte di poco meno di 500.000 euro che destina alle scuole paritarie, neanche 500 euro a studente. Dunque, uno studente della statale costa al Paese quasi 20 volte di più che uno delle paritarie. E nonostante questo, abbiamo il sistema scolastico tra i più fiaccati d'Europa, con i docenti sottopagati, demotivati. Per un esperto di economia, rilevare il costo standard vorrebbe dire individuare quanto costa la formazione di ogni singolo studente. Individuare questa cifra vorrebbe dire collocarla ad un valore ben inferiore a quanto spende lo Stato. Potremmo fare una stima? Difficile. Intanto perché una volta deciso di intraprendere questo metodo, come detto, occorre stabilire i criteri con cui individuarlo. Di certo si potrebbe collocare a metà strada tra i 3 e 4 mila euro del costo medio delle paritarie. Ed è diverso, intendiamoci,
La domanda era: che cos'è il costo standard? È diverso dal costo effettivo, che mi dice quanto mi costa una cosa. Il costo standard agisce a monte, con criteri progettuali che posso determinare e quindi gestire. La forma, che possa diventare o un voucher per la famiglia o una quota per ciascun studente alla scuola, poco importa, cioè non importa se questo voucher va alla scuola per conto della famiglia o la famiglia che poi lo dà alla scuola, questo poco importa. Noi spesso siamo lì a dividerci sulla modalità di uno strumento che non abbiamo neanche individuato. Possiamo dire alla famiglia: tieni il voucher, spendi questi soldi come vuoi, oppure chiedere alla scuola il numero degli studenti iscritti e dare alla scuola la quota che le spetta. Ma la questione reale è che lo Stato potrebbe sostenere in maniera più equa gli 8 milioni di studenti e andrebbe a risparmiare. Com'è possibile spendere meno soldi se quelli che già si spendono sembrano insufficienti? Mi viene in mente la frase che ha detto recentemente Stefano Rodotà, ha detto, cito proprio le sue parole: solo quando ci sarà anche la carta igienica nelle scuole pubbliche, allora si potrà dare un euro a quelle paritarie. Quindi com'è possibile pensare di risparmiare meno soldi se quelli che già ci sono e che si spendono sembrano insufficienti? La via del costo standard è la più adatta ad individuare tutti i livelli di spreco che ci sono. E nel nostro sistema scolastico italiano i margini sono molto ampi. Pensiamo all'eccessiva burocrazia del MIUR, centrale e locale, per fare un esempio, è la più costosa al mondo. Ma lo spreco più interessante su cui si potrebbe intervenire è ad un altro livello. Oggi le scuole statali non hanno autonomia reale. Un dirigente scolastico non può scegliere i docenti più competenti, capaci, e valorizzarli secondo il metodo e incentivarli, perché vengono presi dalle liste di precariato. Poco importano le competenze. Ma non è uno spreco una risorsa umana non funzionale all'attività educativa? Una risorsa che incide negativamente sulla formazione degli studenti e che non può nemmeno essere cambiata? Non mi addentro al resto del discorso, perché immagino che si vogliano fare altre domande. Dico che il contesto politico oggi è assai più disponibile a prendere in considerazione questo tema, più di quanto lo sia stato mai nell'intera storia dell'Italia repubblicana, governi di centrodestra, in teoria più favorevoli, inclusi. E mi parrebbe curioso che nell'ambito della scuola questa coraggiosa azione di riforma strutturale non avvenisse. Sembra la soluzione del voucher la soluzione migliore. L'Italia però non è l'Olanda o l'Inghilterra e non è neppure uno dei paesi dell'Europa orientale in cui lo Stato stanzia un buono scuola che poi le famiglie decidono di spendere in istituti paritari o statali. Lì è la vera parità, cioè quella economica, ed è stata raggiunta. Da noi no. Qui in Italia c'è un muro ideologico da battere, prova ne è la presentazione della mozione, che adesso è stata ritirata. Ma non è stata ritirata per il merito, è stata ritirata perché non aggiornata. Questo muro ideologico da battere, e su quel muro c'è scritto che la sola scuola pubblica possibile è quella statale, nonostante lo stesso Gramsci dicesse l'opposto. Eppure sono proprio gli eredi della cultura politica di Gramsci a dimenticare quanto diceva a proposito di libertà di educazione. La realtà è proprio quella che in Italia è complicato, complicatissimo far passare il messaggio che pubblico non coincide con statale. Prova ne è tutte le polemiche per la famosa detrazione che riguarda 874.000 alunni, che inizia una rivoluzione culturale inedita per il nostro Paese. Aspetto altre domande. Grazie. Ma non ho capito, questa era la risposta? Di 8 minuti e mezzo. Mi sembrava più un intervento politico. Spero che non ci siano più domande.
Prego. Spero di aver risposto in maniera esaustiva. Il numero 36 che corrisponde la Landucci, prego, consigliere Landucci, prego. Grazie, io chiederei anche il raddoppio dei tempi, ma credo che il problema sia un problema veramente difficile. Parte adesso il ritiro della mozione del consigliere Nossa, perché è indubbio che sul problema della scuola si è innescata in Italia, a partire direi sostanzialmente dall'Unità d'Italia, quindi non è portato neanche della Repubblica Italiana, ma proprio dello Stato Unitario Italiano, una progressiva statalizzazione che ha già avuto i suoi centri fondamentali, prima già nella riforma Casati dell'ultima parte dell'Ottocento, ma soprattutto nella riforma Gentile degli anni venti. Cioè è chiaro che lo Stato ha voluto avvocare a sé l'educazione dei giovani, per un motivo che era quello che la scuola in Italia aveva il compito di selezionare la classe dirigente. Infatti era una scuola terribilmente selettiva, che aveva degli obiettivi standard, altro che costi standard, ma degli obiettivi standard. Chi non raggiungeva questi obiettivi veniva, inesorabilmente scartato. Chi riusciva a raggiungere questi obiettivi otteneva un titolo che era una patente per una mobilità sociale molto forte. E quindi lo Stato ha sottolineato questa valenza della scuola, che lo Stato fascista soprattutto ha voluto dare alla scuola, attraverso l'imposizione generale del valore legale del titolo di studio. Per cui ogni nostro titolo di studio ha valore legale, dalla quinta elementare alla terza media, a un qualunque tipo di maturità, a una qualunque laurea. E quindi lo Stato ha in questo modo, offerto ai cittadini, in contraccambio al monopolio dell'educazione che si è arrogato, perché in questo chiariamo, questa è una battaglia del fascismo, non della sinistra, perché la riforma Gentile dubito che fosse una riforma particolarmente di sinistra, ha offerto in cambio a questo monopolio il valore legale del titolo di studio e quindi la patente per crescere nella società. Potremmo fare molti esempi. Io mi limito a fare l'esempio dei miei genitori, semplicemente. Mia mamma era l'unica parente povera della sua famiglia, una famiglia benestante, è l'unica che è riuscita a prendere una maturità, perché allora per prendere la maturità bisognava raggiungere standard, obiettivi di apprendimento molto complicati, e se uno non ci arrivava potevi pagare a essere figlio del re, ma la maturità non la prendevi. Grazie a questa maturità è riuscita ad andare all'università, ha preso la laurea, papà ha preso la laurea anche lui, anche il figlio di povera gente, e questo è stato per loro l'ascensore di una mobilità sociale. Questa questione non è mai stata messa in discussione fino in pratica sostanzialmente al secondo dopoguerra. Nel senso che esistevano delle scuole private, che erano scuole sostanzialmente gestite da ordini religiosi, che accettavano di mettersi alla prova negli esami finali alla pari con le scuole statali. Per cui gli allievi delle scuole private, che non avevano nessun obbligo di parametri da rispettare, cioè come docenti, cioè gli allievi si presentavano
agli esami esaminati esclusivamente da professori dello Stato e dovevano dimostrare di aver raggiunto gli stessi standard che erano richiesti per gli alunni delle scuole statali. Solo in questo modo si otteneva la possibilità di avere un titolo con valore legale. Il problema si è cominciato a porre quando, da una parte, si è cominciata a considerare non bene una scuola così selettiva, perché il vero problema della scuola di allora era la selezione durissima che c'era, Dall'altro lato, quando si è cominciato a vedere i modelli che non erano quelli continentali europei, perché la nostra scuola non era una scuola solo italiana, era il modello continentale europeo, sostanzialmente il modello tedesco. Perché il modello anglosassone era tutto diverso. Il modello anglosassone non dava non faceva selezione della classe dirigente nella scuola, lasciava ampia libertà di organizzazione scolastica, ma non dava valore legale al titolo di studio, come non lo dà ancora adesso. E quindi questo fa sì che ci possano essere scuole in cui si danno diplomi con grande facilità, con grande serenità, o scuole severissime, il cui giudizio è un giudizio di merito e di scelta, quello che un po' diceva prima la collega Taferrante, le scuole, l'autonomia delle scuole. Nessuna scuola è più autonoma delle scuole anglosassone. Nel senso che se la scuola anglosassone non funziona, si chiude, fallisce. Ma questo non possiamo farlo in Italia. Il problema dell'Italia è quello del valore legale. Quindi il problema è, ruota tutto intorno a questo. Io ritengo che fin quando c'è un valore legale al titolo di studio, il modello non possa essere cambiato troppo. Perché il valore legale fa sì che che è lo Stato che garantisce. Capisci? Non è una libera concorrenza del mercato. Perché che io esca dalla scuola migliore d'Italia o esca dalla scuola più scalcagnata d'Italia, il mio diploma vale allo stesso modo dal punto di vista ufficiale e legale. E questo non si può negare. E perché non si toglie? Ma non si toglie, per esempio, a livello universitario, per questo vorrebbe dire chiudere la metà dell'università. Perché il giorno che le università non dessero un valore legale, è chiaro che ci sarebbe la corsa per andare all'università che insegnano. Adesso invece c'è la corsa per le università che danno il diploma e che danno la laurea, no? Perché la laurea vale. Se la laurea non valesse, chi ci andrebbe in certe università? Allora, qual è il problema, secondo me, come bisogna porlo oggi? Bisogna porlo cercando di togliere il problema ideologico, soprattutto il problema ideologico dei soldi, che però, come dire, le persone come noi non vogliono capire. Cioè sono quelli che dicono neanche un euro alla scuola privata. La scuola privata ha pochissimi euro, mentre la scuola pubblica ha tonnellate di euro. Va bene, possiamo non dargliene zero. Possiamo tagliare zero, chiudere tutte le scuole private e aumentare di miliardi di euro i costi da sopportare per lo Stato. Perché se tutte le scuole private chiudessero, siccome gli studenti delle scuole private devono andare a scuola, è chiaro che dovrebbero andare alle scuole statali. Allora, uno studente del liceo Gonzaga costa oggi allo Stato, lasciamo perdere cosa costa ai genitori, costa oggi allo Stato 400 euro all'anno. Il suo collega del liceo Parini costa allo Stato 9.000 euro all'anno. Se il Gonzaga chiudesse, lo studente del liceo Gonzaga si iscriverebbe al liceo Parini. E lo Stato, invece di pagare per quello studente 400 euro, ne pagherebbe 9.000, con una perdita secca di 8.500 euro. Siccome abbiamo sentito prima che sono circa 1 milione gli studenti delle scuole private, facendo una media, non diciamo di 8.000, chiaro che la media del liceo è la più alta, il costo maggiore, facciamo una media di 5.000
euro in più nella scuola statale rispetto alla scuola paritaria, noi dovremmo moltiplicare 5.000 euro per 1 milione. C'è qualche abilissimo che cosa fa? 5 miliardi di euro. Vuol dire che dall'anno prossimo le risorse della scuola pubblica diminuirebbero di altri di 5 miliardi di euro. Perché bisognerebbe trovare lo spazio per questi. Io non capisco quale sia il vantaggio, se non una battaglia ideologica che dice noi non vogliamo sentir parlare se non di scuole statali. Ma è chiaro, Angela cara, che se la battaglia è ideologica non c'è partita. Cioè, non stiamo cercando qui la scuola migliore per i nostri figli, stiamo costruendo l'ennesimo baluardo statalista a cui, come dicevi tu, io adesso non ho presente il passo, forse non credeva neanche Antonio Gramsci, non lo so, ma che di fatto è uno dei, come dire, dei capisaldi della propaganda ideologica della sinistra vetero-marxista in Italia. E quindi è chiaro che a fronte di questo non si può dire niente. Cioè tu potrai dimostrare in qualunque modo la convenienza, l'utilità, non solo, come dire, del pluralismo educativo, ma dovrai dimostrare a una come Pietra, e continua a farsi con la testa, che secondo lei è necessario che tutti gli insegnanti siano statali e che lo Stato controlli in maniera occhiuta tutte le scuole e che l'unica libertà lasciata ai genitori sia di iscrivere il proprio figlio nella scuola sotto casa, che poi sia buona, cattiva, bella, brutta, non importa. Ma i genitori non devono avere nessuna libertà. La libertà di scegliere la scuola non ci deve essere. Anche a costo di aumentare. E quando si dice che le scuole non hanno la carta igienica, io vorrei chiarire che la carta igienica alle scuole non gliela deve pagare il Ministero della Pubblica Istruzione, gliela devono pagare i comuni. Perché il Ministero della Pubblica Istruzione si occupa della parte didattica e gestionale della scuola, ma quello che è manutenzione e manutenzione ordinaria e straordinaria è per le scuole elementari e le scuole medie a carico dei comuni. Per le scuole superiori, tranne il liceo classico che è ancora a carico dei comuni, è a carico delle province. Quindi se non c'è la carta igienica, la colpa è del comune. Non c'entra niente il MIUR, perché nessun direttore didattico, nessun preside può comprare la carta igienica, perché gliela deve dare il comune. L'unica cosa che deve fare il dirigente scolastico è organizzare le lezioni. Quindi anche questo discorso... Grazie, consigliere Randucci, deve concludere. No, io avevo chiesto il raddoppio dei tempi, quindi gliel'ho anche detto. È chiaro che... Il raddoppio dei tempi si chiede prima, in forma scritta e presentata a questo... Va bene, allora, è chiaro che quando la scelta è puramente ideologica, non c'è discussione. E compresi i ragazzi che stasera, di cui abbiamo, come dire, applaudito il film, è chiaro che loro, che la scelta ideologica vorrebbe che la scuola di questi ragazzi fosse chiusa, perché è una scuola paritaria. Quello che hanno fatto questi ragazzi l'hanno fatto quelli di una scuola paritaria. È chiaro che se uno dice voglio togliere tutto l'ossigeno alle scuole paritarie, voglio che sia tutto a carico dei genitori e che i genitori si facciano carico di tutto, pagando in più le tasse che servono a pagare la scuola statale, vuol dire condannare a morte le scuole paritarie. Vuol dire, infatti, nel 90% delle regioni dove non c'è il buono scuola, come in Lombardia, le scuole paritarie stanno tutte chiudendo. Stanno chiudendo perché non hanno abbastanza, i genitori non hanno più soldi per permettersele. Grazie, consigliere Landucci. Questa è la verità. Quindi è inutile applaudire poi il film, perché non è inutile applaudire il film dei ragazzi la cui scuola si vorrebbe far morire. Perché bisogna anche evitare le contraddizioni ogni tanto ed avere un minimo di coerenza. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Tremolato, prego, è a facoltà. Grazie Presidente, ma veramente io volevo dare un riscontro alla consigliera Tittaferrante, poi già che ci sono cerco di dire qualcosa.
Avevo chiesto cosa si intendesse per corso standard, sinceramente non l'ho capito. Se volevo leggermi l'articolo di Trace del 5 maggio me lo andavo a leggere, se invece ho fatto quella domanda per capire cosa intendete voi come costo standard, perché costo standard può essere diverse cose. Quindi faccio delle deduzioni perché non è stato detto esplicitamente. Capisco che il costo standard è qualcosa che si fa un costo totale di quello che lo Stato spende per l'istruzione, si divide per gli studenti, quello è il costo che viene assegnato a ciascuno studente e che lui lo vada a spendere nella scuola pubblica o privata va bene lo stesso. Il discorso penso che sia molto più complesso, la consigliera Landucci ci ha fatto un discorso, una panoramica sui problemi che ha la scuola, da dove vengono, insomma penso che ha dovuto fare molta sintesi e comunque ci sarebbe ancora molto bisogno di discutere, quindi forse non è neanche questo il luogo dove discutere di questi temi che vanno molto oltre quelle che sono le capacità e il compito di un'amministrazione comunale. Comunque. Se da un lato c'è da parte vostra questa paura che l'ideologia, a parte che la mozione precedente è stata ritirata, quindi non vedo tutta questa ideologia, comunque un'ideologia da parte di chi non vuole che la scuola privata venga sovvenzionata dallo Stato, penso che sia altrettanto, tra virgolette, ideologico pensare l'eccesso opposto, quindi tra un eccesso di chi vuole abolire completamente il buono scuola, dotte scuola e chi vuole invece che vengano dati gli stessi soldi, mi sembra una posizione abbastanza demagogica, forse un discorso serio che però, ripeto, richiederebbe molto più tempo e approfondimento per il quale tra l'altro io non sono la persona più indicata a farlo, penso che debba entrare nel dettaglio di quello che viene fatto per sostenere la scuola pubblica, che come giustamente si diceva si divide in statale e non statale. E quindi, ad esempio, quello che veniva richiesto nella mozione che è stata ritirata parlava di ISE, quindi di entrare nel merito di chi ha bisogno e chi non ha bisogno di questo sostegno economico da parte dello Stato. Ci sono diversi problemi. Se vogliamo parlare di sussidiarietà, di diritto di scelta delle famiglie, ne possiamo parlare, però appunto non in questo modo, buttandola sul manca la carta igienica, ci deve pensare il Comune. Il Comune tra l'altro dà per esempio un contributo alle materne paritarie, quindi non è che ideologicamente siamo contrari a qualsiasi aiuto alla scuola privata. Per quello che è possibile, questo Comune fa il suo con criterio e per quello che gli compete. Non possiamo nasconderci che la scuola pubblica non ha il problema della carta igienica, che sarebbe il minore dei problemi se parliamo con qualsiasi genitore che manda il figlio a scuola, ma ha il problema di insegnanti che mancano, supplenze che non vengono fatte, eccetera, eccetera. Quindi ridurre tutto a uno scontro che poi diventa, secondo me, ideologico da tutte e due le parti, rende poca ragione sia a una parte sia all'altra. E penso che in questo caso, come in molti altri, la verità stia un po' nel mezzo, però tirando ciascuno dalla sua parte non si raggiunge il giusto equilibrio e, ripeto, non è questo, penso, la sede per farlo. Poi io mi riserverò in sede di capigruppo di cercare di capire come meglio organizzare queste serate sulle mozioni, dove succedono questi, secondo me, spiacevoli inconvenienti di ritiro, e una cosa troppo vecchia, l'altra viene accorpata all'ultimo momento, che non ci permettono poi di avere del tempo per parlare di argomenti che magari interessano di più la città, nel senso che non che questo non sia un argomento che interessa la città, ma che compete di più all'amministrazione comunale. Grazie. Grazie, consigliere Tremolade. Ha chiesto la parola la consigliera Teormino. Prego. Sì, grazie, buonasera a tutti. Molto brevemente per dire due cose, perché molti le ha già anticipate Marco Tremolada, per cui non voglio ripetermi. Io allo Stato italiano non sono costata assolutamente nulla, perché ho iniziato l'asilo nell'azienda dove lavorava mia mamma, poi ho continuato in tutte le scuole private, all'epoca il buono scuola non c'era, quindi obiettivamente posso avere titolo per parlare su questo argomento, se non altro perché non sono stata proprio un costo per nessuno. Non sono però sfavorevole alle scuole private, perché ritengo che sappiano dare un contributo assolutamente utile a tutta la società e a tutto il mondo della scuola. Mi sono però chiesta sempre due cose.
Se la scuola deve essere per tutti, vuol dire che allora tutte le famiglie possono veramente scegliere dove mandare i propri figli a scuola, e non mi sembra che questo accada in Italia. I miei genitori erano due operai, hanno fatto una scelta precisa, hanno rinunciato a un sacco di altre cose e hanno pensato di investire così sugli studi. Per quello che riguarda me e mia sorella, questa scelta l'hanno fatta in mezzo a mille sacrifici e non saranno mai ringraziati abbastanza. Però, come dire, non per tutte le famiglie questa scelta è possibile, quindi forse la riflessione più importante, al di là di scelta tra la scuola privata o pubblica, è come far sì che ciascuna famiglia possa scegliere il modello educativo che più si avvicina al suo modello di uomo e quindi al modello che vuole dare al proprio figlio. Per quello che riguarda le scuole private, poi, secondo me è opportuno anche fare un distinguo, vi faccio un esempio. Mi sono sempre chiesta perché, per esempio, gli insegnanti vengano pagati di meno nella scuola privata. Io questo non lo trovo giusto. Non trovo neanche giusto che in molte scuole private, non in tutte, i ragazzi disabili, per esempio, non vengono accettati con molta facilità perché disturbano le lezioni e perché sono un costo, semplicemente. E quindi vengono così consigliati ad altro tipo di scuola. Questa non è la scuola per tutti, quindi questo è un neo che la scuola privata ha e che va riconosciuto, ma per un motivo, secondo me, di onestà intellettuale, no? E quindi anche alla scuola privata bisogna chiedere di più se è giusto dare il buono scuola. Io questo lo ritengo giusto, ma per tutti, non perché siano privati o pubblici. Un'altra considerazione che vorrei fare ed è l'ultima, io inviterei tutto il Consiglio veramente a non perdere tempo, perché sono temi importanti, però mi sembra davvero riduttivo tutte le volte presentare queste mozioni in Consiglio Comunale, perché sono poi alla fine materie che non ci competono. E visto che viviamo tutti periodi difficili in cui le urgenze sono tante, sono numerose, io veramente inviterei tutti a concentrarci anche sui problemi che ci riguardano e magari sui quali possiamo dare un contributo, come dire, serio e concreto. Grazie. Grazie alla consigliera Teormina. Ha chiesto la parola la consigliera Pietra. Prego. Grazie Presidente. C'è un bel libro di Osvaldo Romani dal titolo La scuola privata non è la scuola pubblica. E questo bel libro, in un iter interessante di analisi delle leggi, eccetera, appoggia pieno la legge 62 Berlinguer, nel senso che dimostra che la scuola privata in sé non è scuola pubblica, mentre la scuola paritaria, che segue determinati canoni ben precisi e decisi dalla legge, è invece una scuola pubblica. Ora, che cosa succede, si legge in questo libro, riferendosi proprio alla realtà, tra l'altro, della Lombardia? Che c'è stata la legge 62-2000, legge Berlinguer, dopodiché c'è stato il titolo quinto, rivedere il titolo quinto della Costituzione, che ha dato pieni poteri alle regioni di legiferare per quanto riguarda l'istruzione ed altre cose. A noi interessa in questo caso l'istruzione. Questo fa sì che il titolo quinto, essendo più forte della legge precedente, permette alle regioni, e in particolare a quella che interessa a noi, la regione Lombardia, di decidere lei quali sono le scuole da sovvenzionare, di decidere anche il bilancio e tutto il resto. Ora, qui noi abbiamo presente un'eccellenza di scuola paritaria di Sesto San Giovanni, credo riconosciuta dal tutto il territorio, anche e soprattutto, io credo, per l'esperienza personale, a livello di preparazione professionale. Poi non so, gli altri ordini, sicuramente elettricisti, eccetera, è storica la cosa a Sesto San Giovanni. Però abbiamo anche letto da una recente inchiesta fatta proprio nel periodo così attuale di lotta o di battaglia o di dibattito su le nuove normative della scuola pubblica, come una serie di scuole private, ma anche paritarie, avessero poi la realtà disegnata prima dalla collega Teormino. Addirittura ci sono state scuole dove gli insegnanti non vengono pagati perché gli danno il punteggio, basta il punteggio.
oppure scuole dove non, i ragazzi non vengono seguiti e preparati, oppure scuole dove non entrano appunto portatori di handicap. Questo l'ho avuta io personalmente nella mia famiglia come esperienza, il rifiuto di un nostro parente da una scuola privata. Quindi, ecco, detto questo, però a noi interessa, io credo che invece il tema sia interessante. Io ho qua la tabella presa giù dal portale del cittadino. Allora, quando una normativa regionale va a toccare la realtà dei nostri cittadini, io credo che questo tema sia interessante e vada assolutamente affrontato. Quest'anno i bambini e le bambine della scuola primaria statale non hanno l'integrazione al reddito, questo per la delibera approvata dalla Regione Lombardia del 30 gennaio scorso. In più c'è un'enorme disparità tra quanto viene dato a chi frequenta, si parla di famiglia. Io personalmente ritengo che lo Stato debba fornire il servizio a ogni suo cittadino, all'individuo, che poi i servizi alla famiglia siano altri. E credo anche che lo Stato ha, per carta costituzionale, per decisione, perché poi la storia della scuola ovviamente non si ferma alla riforma Gentile, c'è la riforma del governo Fanfani, ci sono le riforme successive. Abbiamo, per quanto riguarda la scuola paritaria, la possibilità di avere un contributo per le spese dei libri e delle attrezzature che è data solo a chi ha, chi arriva sotto i 15.494.000 euro di ISE, mentre per le scuole private c'è il sia questo aiuto all'acquisto di materiale, sia il buono a scuola, che arriva fino a chi ha un ISE di 38.000 euro. Un ISE, non un... ecco. Su questo ci sono stati, per esempio, c'è un bel documento fatto dal gruppo consigliare del PD regionale che dimostra come questo sia veramente una cosa inaccettabile in questo momento, anche perché poi la Regione Lombardia non ha i soldi per una serie di altre cose, però continua a immettere soldi con una disparità incredibile. La disparità è che alla scuola pubblica la Regione Lombardia è passata con gli ultimi tagli fatti da 30 milioni a 5 milioni di contributi. Invece per le paritarie da 33 milioni che dava prima, quindi ne dava già di più, a 30 milioni di euro. Ecco, noi stiamo parlando di una scelta politica della Regione Lombardia che va poi a fare queste tabelle ISE che potete scaricare, tabelle di contributo che potete scaricare dal portale del cittadino. Ora io ovviamente ho il massimo rispetto per le buone scuole, poco rispetto per altre scuole. Ho un grandissimo rispetto ovviamente per la scuola dello Stato, che è di per sé, perché è della Costituzione, pluralista. E collega Tita Ferrante, guardi che adesso fra poco i presidi potranno scegliere come spera tanto lei, ma questo in un'Italia come oggi non è certo una cosa sicura di libertà e di sicurezza di qualità, ma forse è qualcos'altro visto un po' l'andazzo generale di costume italiano. Quindi personalmente, anche avendo capito in parte dove poi si vuole arrivare con la mozione dei colleghi di Sesto nel Cuore, io personalmente sono contraria. Sono perché la scuola pubblica, quella veramente pubblica, cioè le scuole che rispondono ai dettami della Costituzione, siano esse statali o paritarie, abbiano un trattamento e un'attenzione. Dopodiché poi mi viene anche così da fare la battuta, se c'è una mensa e però io voglio andare a mangiare il caviale, se i soldi sono pochi do prima i soldi per la mensa. Se poi ce ne avanzano, le diamo anche un po' a chi sceglie di mangiare il caviale.
sempre andando a guardare se poi il caviale fa meglio della pastina in brodo della mensa. Grazie alla consigliera Pietra, ha chiesto la parola. Numero 31 che corrisponde al consigliere Caponi. No, il raddoppio dei tempi è la consigliera Tittaferrante, l'ho consegnata per lei. È Angela Tittaferrante. Io ho i tempi normali perché intervengo soltanto... No, lei c'ha la parola. Perfetto, grazie. No, intervengo soltanto sulla scorta degli ultimi interventi dei colleghi della maggioranza per fare alcune puntualizzazioni. Primo, consigliera Pietra, non è che i presidi avranno più scelta... ed è quello che spera la consigliera Tittaferrante, quello che spera forse il suo premier, il suo segretario del Partito Democratico, che mi pare stia portando avanti questa politica. Se poi lei non si riconosce in quella riforma, in quella politica, è un problema suo, non è certamente un problema dell'estra civica Sesto nel Cuore, che ragiona sempre su fatti concreti. Quindi credo che lei abbia fatto un autogol. Consigliere Tormino, anche per lei una breve risposta. Lei parla dicendo che questo non è il luogo dove discutere di questi argomenti. Beh, lo dica al consigliere della sua maggioranza, perché l'ha presentato il consigliere Nosso, ma soprattutto mi domando dove fosse lei e perché non ha fatto situazioni simili quando si discusse con delle mozioni del suo partito sull'acquisto dell'F-35 cacciabombardieri oppure sulla riforma del lavoro, che mi sembravano quelli sì argomenti, che mi sembravano quegli argomenti che andavano oltre le capacità. Consigliere Tremolada, io condivido la sua affermazione, quando dice che dobbiamo discutere capigruppo, però mi rendo conto che quando va bene a voi si devono discutere argomenti di ampia portata, quando invece spetta non a noi, cioè non a voi, ma spetta a noi della minoranza, su temi che riteniamo importanti perché hanno una ricaduta sulla città, perché hanno una ricaduta sugli alunni della nostra città e sono presenti questa sera, hanno una ricaduta sul nostro tessuto cittadino e non stiamo parlando dell'acquisto di cacciabombardieri, stiamo parlando di un diritto allo studio che riguarda anche i nostri alunni. Quindi io deduco una cosa dal suo intervento, che quando l'argomento è interesse della maggioranza il Comune di Sesto può aprirsi all'internazione, quando invece non avete argomenti da controbattere viene demolito dicendo che questo non è il consesso. Beh, insomma, non è consesso. A me pare che invece si debba discutere in maniera molto più pregnante delle emozioni, perché la vostra è una presa di posizione di carattere strumentale ed ideologica. L'avete, secondo me, evidenziato con i vostri interventi che sono totalmente fondati nel merito, che non sono stati capaci di scalfire la bontà della mozione consigliera Tittaferrante. Ma a questo ci siamo abituati. Basta pensare alla mozione sul tema della sicurezza della nostra città, che è stata rigettata dalla vostra maggioranza, dove addirittura un consigliere della maggioranza ebbe l'ardire di postare su Facebook che la città è una città sicura. Basta vedere cosa è capitato a Milano negli ultimi giorni e a Rondò l'altro giorno, dove c'è stato un accoltellamento alla gola. Il vero problema di questa pubblica amministrazione è l'ideologia, ed è veramente particolare e specifico che venga discusso proprio questa sera dopo la proiezione di un film che parla di un momento storico della nostra nazione tragico per colpa di un'ideologia sbagliata. E lo dice una persona che, anche se non è nei banchi della maggioranza, ha avuto un papà che ha lavorato agli alti forni della Breda, è stato arrestato dai nazisti e ha rischiato il muro, conosceva benissimo il sindaco Biagi, avendo con lui in quell'epoca condiviso dei momenti particolari. Beh, signori, le parole che avete speso con il presidente del Consiglio Comunale e il sindaco per ringraziare gli alunni, gli studenti, il produttore e il regista per la produzione di questo film, viene offuscata dall'ipocrisia con la quale affrontate il tema di questa mozione, perché stiamo parlando di libertà e abbiamo assistito stasera ad un film documentario bellissimo che secondo me non deve essere trasmesso soltanto in un consiglio comunale chiuso con 10 persone, ma dovrebbe essere un impatto molto più forte nella città, portare i giovani, portare ai cittadini, dovrebbero vederla tutti. Discutiamo di un tema così importante, quello della libertà della,
della libertà dello studio, che ha a che fare con la libertà dei cittadini, perché equivale, libertà di studiare vuol dire democrazia. Allora ricordo le parole del consigliere Rivolta, che vedevo che durante l'intervento della Tita Ferrante, la consigliera Tita Ferrante si allontanava un po' così sorridendo. Consigliere vice sindaco Rivolta. Sì, vice sindaco Rivolta, che si è allontanato dalla un po' così sorridendo, quasi sbeffeggiando l'intervento della consigliera Tita Ferrante. Le sue parole durante l'intervento degli studenti ritorno dai campi di concentramento, quando disse che la democrazia deve essere garantita e uno deve combattere tutti i giorni per poter mantenere la democrazia. Vabbè, noi siamo abituati ai suoi show che sta stravaccando sulle poltrone, quindi siamo sull'argomento, grazie. Siamo sull'argomento. Il problema fondamentale della vostra debolezza, chieda il termine, chiedi potrei parlare. Il problema della vostra debolezza, della vostra tesi di questa sera, emerge in maniera chiarissima dall'intervento del consigliere Nossa. Quando ho detto che questa mozione non viene ritirata per il merito, ma perché è diventata vecchia, perché è stata superata dai fatti. Questo cosa significa? Che il Consiglio Comunale viene amministrato in modo non corretto, Presidente, perché vuol dire che le mozioni devono essere evase in tempi celeri. Non è possibile che una mozione venga discussa 19 mesi dopo la presentazione, perché noi non diamo un buon servizio alla città. Non diamo un buon servizio di democrazia e non diamo un buon esempio neanche ai nostri ragazzi questa sera sentito al Consiglio Comunale. E la politica deve essere immediata, deve dare risposte immediate, non deve stare nei cassetti per quasi 2 anni. Il frutto di questa serata, del ritiro del consigliere Nossa, non è una questione di merito ideologica, è perché è stata superata dai fatti. Quindi, consiglieri, dobbiamo ragionare su questo modo di come stiamo amministrando la città. Non se dedichiamo le serate o meno delle emozioni, ma sul tempo che perdiamo nel non dare risposte alla nostra città. Consigliere Caponi, però lei stasera è uscito un po' fuori tema, perché stiamo parlando di tutta un'altra cosa. E poi gli voglio ancora ricordare, sulle emozioni, il Consiglio Comunale viene prima discusso i tempi e i giorni stabiliti, viene discusso con i capigruppi, che lei è parte di un capigruppo. Quindi è lei inutile che ogni Consiglio Comunale, quando si riferisce alle mozioni, fa la critica a tutti i consigli e al Presidente. Questo non le accetto, perché noi, i capigruppo, potrebbero decidere come e quando vogliono. Quindi questa polemica, il suo intervento, io gentilmente non gli ho tolto la parola, perché era proprio il caso di togliergli la parola. Andiamo avanti, ha chiesto la parola la consigliera Antonioli, prego. Grazie signor Presidente. Allora, noi questa sera dovevamo parlare del buono scuola, siamo andati a finire a parlare di tutto tranne che del buono scuola. Come ha spiegato bene, diciamo, prima la consigliera Pietra, la consigliera Teormino, il consigliere Tremolada. Allora, sinceramente sono abbastanza perplessa sulle affermazioni che ha fatto prima anche il consigliere Caponi. No, perché, ripeto, anche quello che ho detto l'ultima volta in commissione, la campagna elettorale parte nel 2017. Questa sera strumentalizzare il film che abbiamo visto prima, scusi, consigliere, lei ha parlato come ha voluto, adesso ascolta anche chi parla dopo di lei. Perché non si strumentalizzano in particolar modo le persone, perché noi eravamo qui e abbiamo visto un film fatto, bello, dove siamo andati anche ai campi a fare un pellegrinaggio. Quindi finito questo argomento, poi si parla del buono scuola. Invece è stato strumentalizzato anche questo, quindi voglio dire, se poi si rivolge sempre alle persone che sono sugli spalti, perché questa sera ci sono i ragazzi, è abbastanza avvilente. Comunque, per quanto riguarda il buono scuola, come hanno spiegato prima, noi siamo per la libertà di scelta, come ha detto la consigliera Teormino. Uno può andare alla scuola privata, si può rivolgere alla scuola privata e uno si può rivolgere alla scuola pubblica. In un momento di crisi che stiamo attraversando adesso, molto probabilmente facciamo dei ragionamenti seri, disponibili a farli, ma non in queste condizioni, su che cosa si può trasferire alla scuola privata, ma prima c'è paritaria,
ma prima c'è la scuola statale. In questo momento ci sono persone che, se perdono il posto di lavoro, non riescono più a mandare i loro figli nemmeno alla scuola statale. Allora facciamo magari dei ragionamenti seri, vediamo come fare, troviamoci in commissione, non presentiamo le mozioni in questo modo. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Ha chiesto la parola il numero 4, che corrisponde al consigliere Aiosa, prego. Grazie Presidente. Ma nell'analizzare la prima mozione che era stata presentata dal consigliere Nossa, abbiamo raccolto un po' di dati. Io credo che il motivo del suo ritiro della mozione sia dovuto dal fatto, per esempio, che... Scusi, consigliera Aiosi, può spegnere un attimo il microfono, dopo gli ridò la parola. Proprio in merito a questa cosa, mi sono ricordato un particolare, che secondo me è importantissimo citarlo. La mozione che ha presentato il consigliere Nossa, effettivamente è stata presentata nel 2014, credo, mentre la mozione del gruppo Sesto nel Cuore è stata presentata il giorno martedì scorso, quindi stiamo parlando di 5-6 giorni prima, quindi con la specifica volontà di inserirsi nel discorso della mozione. Quindi questo Presidente, che non c'erano gli estremi a livello totale per inserirlo in questa discussione, perché la sua è arrivata 3 giorni prima del Consiglio. Nonostante tutto, questo è il ringraziamento per dire grazie al consigliere Capone, che continua a lamentarsi del Presidente del Consiglio e dei vari consiglieri. Adesso gli do la parola, grazie. E poi, oltretutto, la mozione del consigliere Nossa è stata ritirata, poteva benissimo ritirarla prima dell'inizio del Consiglio, ma questa mozione stasera non si parlava. Ma noi, siccome che il Consiglio non c'ha nulla da nascondere, quindi siamo qui per discutere i problemi che interessano la città, consigliere Capone. Adesso la parola alla consigliera Aiosa, prego. Grazie. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento che ha fatto la consigliera Landucci, perché credo che abbia dato un quadro storico di riferimento molto preciso, e credo, come è stato menzionato da più consiglieri comunali, che comunque questo tema sia un tema talmente importante che è un po' spiacevole vederlo svilire così da un dibattito legato semplicemente alle nostre posizioni politiche. Da parte nostra, analizzando la mozione che era stata presentata dal consigliere Nossa, volevamo semplicemente ribadire una cosa, che la cosa più importante che noi vorremmo salvaguardare è il pluralismo educativo. Io credo che ogni famiglia abbia il diritto di scegliere dove mandare a scuola i propri figli, ma non tanto perché la scuola privata sia migliore di quella pubblica, ma io penso che per un genitore, per 3/4 di genitori che fanno la scelta di una scuola privata, sia importante la funzione educativa. Abbiamo rivendicato più volte in quest'Aula, attraverso altre scelte che abbiamo fatto, la libertà, questa libertà assoluta per cui comunque tutti hanno diritto a pregare, tutti hanno diritto a nuotare, tutti hanno diritto a giocare, tutti hanno diritto a tutto. E secondo me la scelta, la differenza che c'è tra una scuola pubblica statale e una scuola privata, io non la vedo tanto nel fatto che uno sia più bello e l'altro sia meno bello, che la scuola pubblica abbia più problemi. E a questo punto, perdonatemi, ma io non credo che se nella scuola statale non ci sia la carta igienica la colpa è dei soldi che vanno alla scuola privata. Io credo che per una famiglia sia importante scegliere come educare il proprio figlio. Quale sistema educativo scelgono? Quale metodo? Io ho frequentato scuole private e ho frequentato scuole pubbliche. Da entrambe le parti ho ricevuto un grande insegnamento. La palestra di vita che ho avuto nella scuola pubblica e l'impostazione morale, l'impostazione delle regole che ho avuto nella scuola privata.
Ecco, io credo che indipendentemente dal costo che è stato ampiamente spiegato dagli altri consiglieri comunali, quanto costa da una parte, quanto costa dall'altro, quanto è il rimborso, eccetera, eccetera, quello che va tutelato è la libertà di scelta delle famiglie, perché come lo tuteliamo in tantissimi altri argomenti, è giusto che venga anche tutelato in questo. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola al consigliere Romaniello. Sì, grazie Presidente, anche grazie per aver ribadito la data di presentazione della mozione di Sesto del Cuore. Tra l'altro mi era sfuggito, credo che sia la mozione discussa con il minor tempo, non so, forse quasi un record mondiale, credo. 5 giorni dalla presentazione, poi ci dobbiamo anche sentire il pippone che... voglio dire... Non si permetta mai più di essere così veloce, Presidente. No, io voglio dare solo una comunicazione di servizio, cioè voglio dire, colgo il disagio di chi magari si vede discutere la propria mozione dopo mesi dalla presentazione, magari troviamo una modalità, nel senso che magari impegniamoci a farne una ad ogni consiglio, invece di poi investire un consiglio dove si parla di mozioni, perché poi alla fine quelle che riusciamo a discutere non superano sempre le 2 o le 3. Ci prendiamo l'impegno almeno per il 2015-2016, in modo tale che alla fine di ogni seduta di consiglio prendiamo ed esaminiamo le cose. E l'altro invito che faccio, e sono 3 anni che lo faccio, cerchiamo di fare mozioni un po' più stringenti a quello che è il nostro operato, insomma, voglio dire, temi importanti, F-35, pace nel mondo, ce ne sono, però cerchiamo veramente, se no altrimenti rischiamo di utilizzare questo spazio istituzionale non in maniera appropriata, cioè nel senso che poi ci sono anche altri momenti, altri spazi dove ciascuno con le proprie sensibilità può esprimere il proprio pensiero. Qui siamo nel Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, abbiamo un ruolo ben preciso e cerchiamo di sfruttare al massimo le potenzialità che questo strumento, che il Consiglio Comunale, ci mette a disposizione. Quindi da una parte cerchiamo di essere più veloci nel discutere, è un invito a stringere un po' il perimetro delle tematiche, se no altrimenti è difficile stare dietro a tutto e a tutti. Maniello, ha chiesto la parola il consigliere Nossa, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie, buona serata a tutti. Io volevo iniziare con 3 scoop. Il primo scoop è che io sono nato, cresciuto e pasciuto in un oratorio, e l'oratorio era Salesiani della Rondinella. Ne sono orgoglioso, e ammiravo la scuola, pur non condividendo il tipo di scuole che facevano le superiori, perché io ho fatto ragioneria, allora non si faceva. E quindi però questo è tanto per... vi ho dato uno scoop. Il secondo scoop è, io non ho presentato nessuna mozione questa sera, lo so, però mi sembra corretto dirlo, io non ho presentato nessuna mozione. Il terzo scoop è che io sono favorevolissimo a un pluralismo educativo. So, mi dispiace, quindi non so cosa dirvi. Io adesso cerco di andare all'intervento, perché secondo me è corretto anche informare di alcune mie sensibilità, anche perché sono mie e sono del gruppo che qui rappresento. Ho sentito parlare di un preconcetto ideologico nella mia mozione, parentesi, non presentata, ma il mio non era un preconcetto ideologico, era un concetto contro le disuguaglianze, a tutela dei diritti, quello che vi era scritto. Una semplice cosa, a tutela dei diritti. Perché i diritti devono, dove tutti possono avere le stesse opportunità, una scuola di questo tipo a me piacerebbe, dove tutti partano alla pari, non perché si esce da una scuola piuttosto che dall'altra, uno è più intelligente rispetto ad un altro, opportunità uguali, e poi il mercato del lavoro, le possibilità del lavoro dicono chi va e chi non va. Ho detto mercato del lavoro, sottolineo, mercato del lavoro. Okay? Questo secondo me è fondamentale. Perché se no non riusciamo a capirci, non riusciamo ad andare dietro quei concetti, che secondo me sono diventati dei preconcetti, che questa sera sono stati forse manifestati. Dietro l'ideologia, e questa sì che è una ideologia,
Per noi vi è un'idea di una società che deve, dove la scuola deve essere la fonte primaria, deve essere dove tutti partono alla pari, di tutti per tutti, da quando si inizia a camminare. Io sono fissato anche con lifelong planning, ossia anche quando si ha 95 anni si deve continuare a studiare per finire con l'esame della terza età. Questa è la scuola che a me piacerebbe. Cioè, non è una cosa molto, molto difficile, è una cosa civile. Lo ripeto forse troppe volte, sto ripetendo civile. Evidentemente c'è qualcosa che di civile ha poco in questo paese ultimamente. Però deve essere un qualcosa di civile, dove tutti quanti alla pari, chi vince vince, chi perde perde. Perché non è vero che chi non è capace va avanti. Invece mi sembra adesso che chi non sia capace, perché arriva, diciamo, da un certo filone scolastico, spesso e volentieri, va più avanti di altri. E questo a me non è che entusiasmi moltissimo. Ripeto, però la scuola deve essere pubblica, intesa come radice di eguaglianza, di giustizia sociale. Vogliamo proteggerla come un bene prezioso, la scuola pubblica, come se parliamo di acqua, parliamo di aria, parliamo di sole. Questa è la scuola pubblica, che non ha nulla a che vedere con la scuola privata, che ha diritto ad esistere, ma deve andare con le proprie gambe, le gambe sue, che è corretto che ci siano, ma devono essere sue. Non gli devo dare le vitamine io pubblico affinché una scuola privata vada avanti. Sono due cose completamente diverse. E scusate se continuo a chiamarla privata e non paritaria, perché per me è privata, non è paritaria, sono due cose diverse. Noi foraggiamo la scuola privata, perché non possiamo avere un ISEE da 38.000 euro e senza comprendere i patrimoni immobiliari e immobiliari dentro questo ISEE per arrivare a formarlo. E noi invece paghiamo la mensa su patrimoni di altro tipo per i nostri bambini che vanno a scuola nel nostro comune, perché la Regione Lombardia fa queste scelte. Quindi secondo me è una ricaduta logica che la Regione Lombardia sta facendo e che ricade sul nostro comune. Io sono semplicissimo, ripeto, enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato, ma gli sgravi fiscali significa che a questo punto qualcuno dà meno soldi allo Stato e lo Stato ha meno soldi da ridare indietro e lo Stato alla fine siamo noi, sia quando li diamo meno e sia quando li prendiamo meno. E a questo punto è obbligatorio che da quest'anno chi fa gli esami deve pagare anche per fare gli esami, chi fa altre cose deve pagare per fare altre cose, che l'assicurazione è diventata obbligatoria, che i genitori pitturino le scuole, perché non ci sono soldi, trasferiti ai comuni da qualcuno che li ferma in regione, per questi motivi. Cerchiamo di essere corretti. Allora, io non ho nessun problema a dire che devono esistere le scuole private, ma che devono andare con le proprie gambe. Tant'è vero che io, nella mozione che, ripeto, non ho assolutamente presentato, a un certo punto dicevo, se riesco a recuperare il foglio, perché di modificare i criteri di accesso al contributo dote per la libertà di scelta della scuola a partire dall'anno scolastico al fine di ristabilire la parità di trattamento. La parità di trattamento. Ho detto qualcosa di strano. La parità di trattamento tra tutti i cittadini lombardi, non chi è più, chi è meno, chi è verde, chi è giallo, chi è rosso. Mi sembra una cosa estremamente semplice, ma estremamente, lo dice la Costituzione, ripeto, forse non era neanche una mozione da presentare questa, anzi, non so neanche perché a questo punto l'ho presentata e ho fatto ancora meglio a ritirarla, perché se la Costituzione dice quello che io ho già scritto nella mozione, non ha, forse andrebbe praticata la Costituzione un po' più spesso, anziché cambiarla ogni 5 minuti. Noi siamo del parere che quando ci sono risorse scarse e il denaro pubblico disponibile si è ridotto a causa della crisi economica, qual è il criterio a questo punto tra le varie esigenze, bisogni e finalità che dobbiamo applicare? Non può essere un criterio puramente economicistico, né un criterio di assoluta discrezionalità del governo, l'ISE. Il criterio lo troviamo nella Costituzione, lo ripeto, nella Costituzione che c'è, vigente ed esiste. Ci sono dei diritti fondamentali che la Costituzione indica, allora i criteri di ripartizione vanno proprio in questa direzione. E allora, lo ripeto, vanno in questa direzione i criteri. Quindi, ammesso che si possa pensare di dare denaro alla scuola privata, può avvenire solo dopo che tutte le esigenze della scuola pubblica siano state effettivamente soddisfatte. E a me sembra che questo in Regione Lombardia non succeda. Grazie al consigliere Nosso. Ha chiesto la parola il consigliere Bernardi. Prego. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, io faccio subito una premessa. Secondo me questa sera stiamo invece discutendo in un argomento estremamente interessante ed estremamente calzante con il nostro ruolo.
Detto questo, però, di ideologia ne ho sentita parecchia, a chilate stasera. Allora vorrei essere un po' pragmatico. Io personalmente ho apprezzato molto il discorso che faceva la Landucci, la consigliera Landucci prima, nel senso che non solo faceva un excursus storico, ma rispetto alle considerazioni che faceva io non ho nessun problema a dire che sono d'accordo. Sono d'accordo sul fatto che il valore legale del diploma in questo Paese ha creato rispetto all'istruzione, rispetto al nostro sistema formativo, tanti danni. Sono anch'io per il sistema anglosassone, il problema è che dobbiamo capirci di che cosa parliamo, se parliamo di sistemi di istruzione o di sistemi istituzionali. E anche qui devo fare un'autocritica. La modificazione del capitolo quinto della Costituzione è stato fatto, purtroppo, in fretta e furia, alla fine di una legislatura che fu quella dell'ultimo governo Prodi, dalla parte politica alla quale, nella parte politica della quale io milito, cioè il centro-sinistra, in maniera avventata e avventurosa, devo dire, perché fu fatta affrettata e non tenendo conto di tutti i pesi e i contrappesi che andava a modificare. Allora, molto pragmaticamente, qui non si tratta di parlare di libertà di scelta. Io sono assolutamente, l'ho detto poco fa, per un sistema dove ci sia una scelta libera, consapevole e soprattutto dove si possa accedere a delle scuole che però poi siano scuole che formino e che diano gli strumenti ai futuri cittadini per cavarsela nella loro vita, nella loro società. Detto questo, però, il titolo quinto è stato modificato. Le regioni possono legiferare e possono scegliere come finanziare, tra le tante cose che possono fare, possono scegliere come finanziare le scuole che a loro competono. Bene, ripeto, molto pragmaticamente, la Regione Lombardia, come spiegava adesso il consigliere Nossa, come spiegava prima la consigliera Antognone, come spiegava anche la consigliera Teormino, fa di questo strumento, oggi la Regione Lombardia fa di questo strumento, il buono a scuola, un cattivo uso. Un cattivo uso perché non finanzia in maniera adeguata le scuole buone e le scuole cattive, ma finanzia allo stesso modo le scuole buone, statali, paritarie e private, e finanzia allo stessa maniera, se non di più, le scuole cattive, statali, paritarie e private. Allora, questa cosa non va bene, e di questa cosa dovremo parlare, perché se l'argomento diventa la libertà di scelta, io penso che avremmo potuto interromperci subito. Allora, su questo benedetto buono scuola della Regione Lombardia ci sono chilate di cose da rivedere, ci sono chilate di emendamenti da fare. Allora, sventolarlo come un feticcio ideologico fa un cattivo servizio non solo al buono scuola, ma al ruolo che noi facciamo stasera. Allora, io mi sarei aspettato una discussione più cogente su questo argomento, mentre ho sentito, ripeto, tanta ideologia che è stata portata nella discussione di stasera. Quindi il buono scuola della Regione, come è fatto, come è concepito e come un'istituzione che dovrebbe mettere una cornice entro la quale muoversi in maniera seria e certa non fa, non è stato discusso. Grazie. Grazie al consigliere Bernardi. Chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante. Prego, mi ha fatto. Sì. Dunque,
ho diverse cose da dire in replica. Direi che sicuramente la prima cosa da dire è che mi fa specie, ma veramente mi fa specie, sentirsi dire che i compiti di un'amministrazione comunale, a noi competono i compiti relativi all'amministrazione della città, quando abbiamo fatto un consiglio comunale intero sulla pena di morte. Abbiamo trattato mozioni, come abbiamo già detto, l'F35, ma la prossima mozione riguarda la legalizzazione della cannabis, delle droghe leggere. Cioè, è questa amministrazione, i temi del nostro comune, e questo sono i temi che riguardano specifico il nostro ruolo di consiglieri comunali? Ma non solo quello, ce n'è un altro ancora in lista per riconoscere il riconoscimento della Palestina come Stato. Cioè, allora, o decidete, ma voi come maggioranza, quali sono le mozioni? Perché queste sono mozioni che presentate voi. Allora, non potete dire un giorno no, facciamo un consiglio comunale intero sulla pena di morte e poi quando presentiamo noi una mozione in risposta ad una mozione vostra, perché noi l'abbiamo fatta in risposta ad una mozione vostra, ci venite a dire che no, questo non è un tema. Cioè, dovete essere coerenti, perché a me spiace, io vorrei creare dei ponti, ma com'è possibile creare dei ponti quando ci sbeffeggiate in questo modo tutte le volte che noi proponiamo una mozione? Per poi sentirci dire questa è una mozione presentata solo da 5 giorni. Ma voi cosa avete fatto quando avete presentato la mozione sulla casa del volontariato? Avete fatto la stessa cosa. Per noi, noi eravamo 19 mesi che avevamo presentato una mozione su questo tema e voi negli ultimi giorni avete fatto una controproposta, così esattamente come abbiamo fatto noi. E adesso voi ci accusate? Accusate noi che abbiamo fatto la stessa cosa che avete fatto voi. Io vi chiedo di essere più coerenti, perché veramente questa cosa io non la trovo corretta. Non la trovo corretta se siamo delle persone intelligenti. Se invece vogliamo fare solo demagogia, allora sì, ha ragione il collega che dice che qua di demagogia ce n'è stata quintalate. L'altra cosa che mi fa specie è che se una mozione è stata presentata nel dicembre del 2013, non dovevate forse evitare di presentarcela nell'ordine del giorno e di ritirarla? Avete avuto la bellezza di tutto l'anno 2014 più i cinque mesi del 2015 per poterla ritirare. La ritirate quando avete coinvolto tutto il Consiglio Comunale. Allora, se il Consiglio Comunale deve lavorare bene... Mi scusi, il consigliere Nossa non era obbligato a ritirarla prima, l'ha deciso stasera e l'ha detto al microfono acceso. Questo è amministrare bene la città. Non entriamo nella polemica, andiamo avanti sul discorso. Io non voglio entrare nella polemica, io ho detto subito che io voglio creare dei ponti. Ma come si fa a creare dei ponti se queste sono le risposte? Che non si nota che una mozione è stata presentata a dicembre del 2013, ma invece si nota, come ha fatto il consigliere Romagnello, che questa è stata presentata 5 giorni prima, quando voi avete fatto la stessa cosa con la mozione della casa. Cioè, io vi chiedo un po' di coerenza, ma di rispetto anche del lavoro che facciamo noi, perché questo è mancanza di rispetto. Così come è mancanza di rispetto quando uno presenta una mozione e si fa tutto quello che si deve fare fuorché ascoltare, per poi dire scusate, io non ho capito che cos'è il costo standard. Insomma, cioè, io chiedo veramente di cambiare stile e vi chiedo che questo stile sia nelle prossime mozioni. Se veramente credete in quello che avete sostenuto, più colleghi consiglieri hanno affermato che i compiti dell'amministrazione comunale sono altri, io vi chiedo che vengano ritirate anche quella sulla legalizzazione della droga leggera, della cannabis, e quell'altra della Palestina, lì, del riconoscimento della Palestina come Stato, perché questi non sono temi che riguardano la nostra attività di amministratori di un comune. Allora, o siate coerenti, o se no mi spiace, ma a questo punto possiamo creare tutti i ponti che vogliamo, ma da parte vostra c'è un rifiuto di qualsiasi genere, in qualsiasi modo, di tutto quello che facciamo noi. Questo è tanto per chiarire quello che penso sulla modalità con cui è andata la serata di questa sera. Poi, per entrare nel merito, cosa dico? Dedichiamoci un attimo al fondamento etico della parità, dimentichiamoci del fondamento della parità pubblico-privata, vale a dire che le tasse vengono pagate dallo Stato per garantire l'educazione ai giovani. Il governo non può imporre un monopolio di fatto a favore degli erogatori pubblici, ma solo stabilire degli standard e garantire il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento. A me sembra un postulato del tutto logico,
Ma a quanto pare non tutti la pensiamo così, perché anche questa sera più volte è stato impostato il ragionamento in altri modi. I difensori dello statalismo scolastico brandiscono come clave i dati PISA, i test che misurano la capacità degli scolari, dai quali risulterebbe che in Italia gli allievi degli istituti pubblici hanno risultati migliori di quelli liberi. Ora, a prescindere che il costo per studente è spesso più basso di questi ultimi, quindi in termini di efficienza costo-rendimento si potrebbe dire anche che la differenza sia annullata, non si tiene conto che la situazione odierna è esattamente quella che i sostenitori della libertà di educazione non vogliono. Gli stessi test PISA internazionali dimostrano che nella maggioranza dei paesi vagliati gli alunni delle private hanno risultati significativamente migliori. I ricercatori OCSE si sbracciano a dire che ciò si spiega con il livello socio-economico più elevato. Punto. Torniamo al discorso. Bisognerebbe incrementare il numero dei meno abbienti, non precludere loro l'accesso all'istruzione libera. E qui il punto nodale della situazione. E poi andiamo a vedere le situazioni veramente significative, come alcuni esperimenti fatti con le charter school o con i voucher in America. Scopriamo, sorpresa sorpresa, che coloro i quali traggono più vantaggio dalla libertà di scelta sono i ragazzi delle famiglie di più basso reddito. L'OCSE stessa conclude nel suo rapporto 2012, e qui rispondo al consigliere Nossa, che i paesi che combinano gestione privata e finanziamento pubblico attraverso i voucher generalizzati hanno una migliore performance accademica e riducono l'impatto della condizione socio-economica degli studenti sui loro risultati. È ovvio che sia così, perché la concorrenza funziona sempre ed è un processo di scoperta della conoscenza che tra l'altro migliora anche le scuole pubbliche, incentivate a non perdere studenti e quindi a classi e posti di lavoro. Il riferimento sulla buona scuola va nella direzione giusta? Questo timido passo come i premi di merito, la detrazione per chi manda i figli alle paritarie, o a latera una migliore vischiosità generale del diritto del lavoro, si scorge. Il Parlamento è chiamato a migliorare il decreto legge governativo e deve andare in questa direzione. È una timida apertura verso le famiglie che scelgono le scuole paritarie contenute nel decreto legge attuativo del buono scuola. È una timida apertura in forma di sgravio fiscale. Qualcuno l'ha definito poco più di un'elemosina, ma comunque un elevato valore simbolico, perché sposta il confronto non dal sé, come si è discusso questa sera, se sostenere finanziariamente tante famiglie, ma al come sostenerle. E anzi allarga il discorso in prospettiva a tutte le scuole e a tutte le famiglie, sia nell'ipotesi di buono scuola per le famiglie, cui guarda in qualche misura la dottoscuola nella regione Lombardia, sia in quella del costo standard, con finanziamenti diretti alle scuole o alle famiglie. La previsione poi, è stato toccato il discorso delle detrazioni fiscali, la previsione di detraibilità delle spese per la frequenza scolastica nelle scuole paritarie ha scatenato davvero un vero e proprio putiferio, una guerra di religione. La norma, integrando il testo unico delle imposte sui redditi, prevede la detraibilità delle spese scolastiche a favore delle famiglie che hanno frequentato scuole paritarie. Nel testo originario la disposizione era prevista soltanto per la frequenza di scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo, mentre nel nuovo testo la detraibilità delle spese è stata estesa anche agli studenti degli istituti di secondo grado. Più esattamente, viene previsto che in numerosi casi di possibile detraibilità di spese si aggiungano anche quelle scolastiche, prevedendo che in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera E, è inserita la seguente, E bis, le spese sostenute per la frequenza di scuola dell'infanzia e del primo ciclo, di istruzione della scuola secondaria di secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione, di cui l'articolo 1 della legge 10 del marzo 2000, numero 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Cosa significa esattamente tutto questo? In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente genitore, documentando dettagliatamente le spese scolastiche del figlio sostenute in un anno, può avvalersi della detrazione prevista dalla legge del 19%
su un massimo di 400 euro, il che equivale ad uno sconto sulle tasse per un massimo di 76 euro. Per 76 euro l'anno si possono scatenare guerre di religione? Ebbene, mi spiace constatare che sulle scuole paritarie ancora si continua a portare avanti i soliti pregiudizi della sinistra, vecchi retaggi ideologici che si ostinano ad ignorare che il nostro è un sistema di istruzione integrato. Non c'è dualismo tra scuole statale e paritarie ed è ora che tutti lo capiscano. Stupisce anche che persone ad alto livello culturale sostengano che pubblico è sinonimo di statale. La prima condizione è che la parità scolastica non sia più un tema di parte, per dirla brutalmente, il tema di una certa sinistra, e che il paritario è perché diventa privato, perché diventa cattolico e perché diventa clericale. Ma è e deve essere un tema condiviso alla luce di uno schema europeo o di un principio di libertà di scelta educativa, che è un principio inoppugnabile, qualunque sia la politica alla quale si appartenga. Sembra che il tema della scuola interessi solo chi ha i figli. Sembra che sia una battaglia di pochi contro i molti che ne fanno una battaglia ideologica ed è campo di indottrinamento del potere ministeriale. Invece è una battaglia di tutti, anche di quelli che non hanno i figli o che i figli hanno superato l'età scolare. Non dovremmo continuare a dire ai nostri ragazzi andate all'estero, in Italia non c'è futuro. Perché quando saremo anziani noi, saremo una nazione senza giovani. E allora ognuno di noi deve fare qualcosa per migliorare il paese e per contribuire a renderlo più abitabile per i nostri figli. A cominciare dal Comune. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Non ci sono più interventi. Ah, sì. No, ha chiesto la parola. Il numero 25 corrispondente a Foggetta. Consigliere Foggetta, prego. Ho scoperto di essere il numero 25. Allora, niente, io questa sera ho avuto, noi questa sera abbiamo avuto la fortuna di vedere un nuovo lato della consigliera Landucci, ci tengo a dirlo questo. Che questa sera ha fatto vedere la professoressa Landucci e che mi è anche molto piaciuto, non mi guardi con questo, Dio, questa volta non stavo, arriva dopo la steccata. Abbiamo visto nella prima parte del suo intervento, e l'ho trovato molto molto piacevole, un bel excursus sulla storia della scuola pubblica, della scuola italiana. Subito dopo la professoressa Landucci è arrivata la consigliera Landucci, che ricorda i bei vecchi tempi delle nostre litigate, che ha, nell'ultima parte del suo intervento, messo in bocca a questa parte una cosa che nessuno ha mai osato o provato a dire. Nessuno di noi, a partire davvero da, immagino, dal consigliere Moreno Nossa, che aveva presentato quella mozione che, se non sbaglio, è stata ritirata, ha chiesto l'eliminazione, la chiusura delle scuole private. Sono andati via i ragazzi, li avrei rassicurati, a partire dal professore, che nessuno sta dicendo che da qui a poco ci andremo a incatenare alle entrate della scuola Salesiani. Anzi, visto che il consigliere Nossa parlava di scoop, anch'io ve ne lancio uno. Il sottoscritto alle scuole elementari è andato dalle suore, alle medie è andato in quella stessa scuola dove ha avuto la possibilità, la fortuna di trovare un professore fantastico che mi ha dato questa mente aperta, che mi ha portato in varie parti del mondo. E no, questa mente che mi ha portato in varie parti del mondo e che molto spesso mi ha portato a litigare con i consiglieri che stanno di là, quindi noi... Io per primo, non chiederemo mai la chiusura di queste scuole, delle scuole paritarie o private. Però questa sera abbiamo avuto la fortuna, un'altra fortuna che abbiamo avuto, di vedere un bellissimo prodotto
venuto fuori dalla scuola, dalle Salesiane di cui parlavamo prima. Una scuola che ha potuto permetterselo, non solo a livello economico, ma anche a livello qualitativo, all'interno dei propri istituti, di creare quel film che abbiamo visto, che io avevo già visto nel viaggio di ritorno dai campi di concentramento. Questa sera ho visto in modo un po' distratto, ma io già ho avuto il piacere di vederlo. Mentre la scorsa settimana, alla chiusura di una scuola nella quale lavoro, ho avuto invece la sfortuna, anzi una fortuna bellissima, di vedere uno spettacolo di chiusura dell'anno scolastico, nel quale i ragazzi della scuola hanno cantato, hanno ballato, hanno fatto vedere, hanno tirato fuori tutte le loro doti. Ma in questo stesso spettacolo una ragazza è scappata piangendo, perché ad un certo punto la strumentazione che quella scuola aveva in dotazione è saltata e non c'era altro per sostituirlo in quel momento. Questa persona, questa ragazza, che nonostante le grandissime qualità canore che di sicuro aveva, non aveva la voce di tanti altri suoi compagni che poteva farsi sentire nonostante l'assenza del microfono, quando ha capito di non essere vista, di non essere ascoltata da nessuno, non ce l'ha fatta e è scappata proprio in modo umiliante per lei. Quindi questo è quello che stiamo dicendo. Finché la situazione nei due livelli scolastici non sarà pari, noi non possiamo permetterci di distogliere fondi da quelle che sono le scuole in questo momento più svantaggiate da questo livello, perché anche quando entravamo in un laboratorio, avere un computer che si accendeva dopo 5 minuti, quando si accendeva, o gruppi di 3-4 persone di fronte a un unico schermo perché gli altri computer non vanno, questa è una situazione che noi dobbiamo superare, e per questo motivo noi in questo momento stiamo portando le motivazioni che portiamo. Altrimenti la scelta, visto che si continua a parlare di scelta, non sarà vuoi andare alla scuola pubblica, vuoi andare alla scuola paritaria / privata. La scelta sarà vuoi andare in una scuola con un buon livello tecnologico, con una buona strumentazione all'interno, o vuoi andare in una dove, se canti, è possibile che il microfono decida di non voler più funzionare, dove se vai in un laboratorio per imparare a fare informatica è possibile che tu non impari niente, perché in quattro su un computer, signori e signore, non esiste che si impari, non esiste e non esisterà. Quindi per questo motivo, finché questi due tipi di tipologie di scuola non avranno gli stessi mezzi, noi continuiamo ad essere dell'idea che non si possano staccare fondi che possano aiutare la scuola più svantaggiata. Rispetto alla discussione questa mozione vale o non vale, per me tutte le mozioni valgono, a partire da questa, continuando con la prossima, che non discuteremo questa sera, perché siamo andati assolutamente troppo oltre. Quindi un altro scoop che lancio è che io la prossima mozione sulla legalizzazione della cannabis non la ritiro. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Foggetta. Ha chiesto la parola Consigliere De Noia. Prego. Grazie Presidente. Pensavo che la discussione su questa mozione si esaurisse in tempi più brevi. Evidentemente mi sbagliavo. Anche io, come altri, non ho mai pensato che le scuole private, le scuole paritarie debbano sparire. Sarebbe assolutamente una pazzia. Però ci sono delle cose che bisogna dire rispetto a quelle che non sono scuole pubbliche. E cioè che spesso, e sono cose che bisogna dire, soprattutto quelle che hanno delle rette più alte diventano semplicemente dei metodi di selezione. A determinate scuole si iscrivono semplicemente le persone che possono iscriversi a quelle scuole. E l'idea di dare l'opportunità a qualcuno di aumentare questo tipo di selezione, secondo me, è sbagliata. Dopodiché prima si faceva riferimento a Regione Lombardia. Quello di Regione Lombardia, voi parlavate prima di ideologia, quello di Regione Lombardia è un indirizzo politico, così come un indirizzo politico quello che hanno dato sulla sanità, sulla privatizzazione. Era una direzione politica quella che ha dato in questi anni il governatore Formigoni. In quella direzione volevano andare. Tanto è vero che ancora tempo fa
in tempi non sospetti, l'ex assessore alla sanità Alessandro Cè della Lega Nord si dimise proprio per questo, in contrapposizione al suo partito, dicendo che il governatore Formigoni voleva privatizzare tutta la sanità e lui era contrario e si dimise. Quindi anche quelli sono indirizzi politici e anche quelli, stando a quello che dite, sono indirizzi ideologici a questo punto. Io credo che la scuola pubblica vada valorizzata, non sono di quelli che appena si tocca la scuola pubblica, appena si parla di riforma della scuola pubblica, salta sui banchi o va in piazza, o credo che si debba andare in piazza. Credo che si debba fare un discorso serio su quelle che sono le risorse e come redistribuirle nella scuola pubblica e anche rivederla a volte, tenendo comunque conto del fatto che la scuola pubblica non è fatta solo dagli studenti, è fatta anche dagli insegnanti e anche in quello bisognerebbe rivedere molto, perché c'è un problema grosso, che sono i genitori, siamo noi. Ci tengo a dire questa cosa che c'entra poco col buono scuola, ma che è una cosa che sento perché ritrovo parlando con molti insegnanti, e cioè la qualità della partecipazione dei genitori alla scuola. Spesso e volentieri sono gli insegnanti si trovano in forte difficoltà proprio perché sono i genitori che non sono preparati a partecipare alla vita dei loro figli. Gli insegnanti spesso e volentieri sono vilipesi. C'è un'idea, per esempio, nella scuola ormai molte cose non si possono più fare. Prima parlava la consigliera Pietra che, se non sbaglio, insegna scienze motorie. Io parlavo con un insegnante poco tempo fa e mi diceva, per esempio, che non può più fare determinate attività, perché ormai qualsiasi cosa facciano i ragazzi, appena si fanno male, appena subiscono un piccolo infortunio, arrivano denunce, arrivano gli avvocati. Quindi credo che ci debba essere non solo una revisione della scuola dal punto di vista statale, dal punto di vista degli enti locali, dal punto di vista della regione, ma una revisione della scuola che parte dalla cultura, da una revisione culturale di noi, dei genitori, degli insegnanti e di tutti quanti. Non basta dire che è meglio la scuola, perché poi alla fine lei, consigliera Tittaferrante, nelle ultime parole, tra virgolette, si è tradita, perché ha detto effettivamente che la scuola privata è meglio della scuola pubblica. Io a queste gare non mi piace molto partecipare, però mi viene in mente solo una cosa, e non ho parlato tutta la sera e finisco con una piccola polemica, perché mi piacerebbe vedere quale sarà la trasposizione di questa mentalità domani sera in commissione. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Andiamo veloci, così chiudiamo prima della mezzanotte. Quindi andiamo con la dichiarazione dei voti. Sentiamo un attimino prima la dichiarazione di voto. Consigliera Iosa, la dichiarazione di voto, prego. Grazie Presidente, rubo solo due minuti. Guardando il documento sul buono scuola di Regione Lombardia, volevo segnalare due cose. La prima cosa è che nel 2014-2015 l'introduzione dell'ISEE in realtà ha portato il contributo medio da 634 euro a 935 euro. La seconda cosa importante è che le tabelle ISEE, che vedono come massimale di riferimento i 38.000 euro, non sono molto distanti purtroppo dai nostri 35.000 euro per l'assegnazione di un alloggio pubblico. E di conseguenza credo che questo varrebbe la pena di fare una riflessione, perché è un pochino paradossale come situazione. Sono molto d'accordo con quello che ha detto poc'anzi il consigliere De Noia. E vede, consigliere, io penso che molti genitori scelgano la scuola privata proprio per il motivo che ha detto lei adesso. Perché comunque, io la chiamo, perdonatemi, intromissione esasperata dei genitori all'interno della scuola pubblica, purtroppo rende un molto difficoltoso, non un pochino difficoltoso, il ruolo educativo degli insegnanti. Volevo anche, riportando, contestualizzando al nostro territorio, e sono anche contenta che siano andati via il direttore dei Salesiani,
dire che noi a Sesto San Giovanni comunque con i Salesiani abbiamo un modello di eccellenza, perché la scuola dei Salesiani attraverso il metodo Don Bosco è una di quelle scuole che comunque ha sicuramente aiutato persone, soprattutto nella formazione degli indirizzi professionali, ha sicuramente aiutato sia a livello formativo che a livello economico persone che comunque avevano bisogno di formarsi a livello professionale. E nei tempi passati, quando il problema del lavoro non era un problema così sentito come adesso, formarsi dai Salesiani era al 99,9% significativo poi di trovare lavoro. Personalmente, mio papà ha insegnato parecchi anni dai Salesiani. Personalmente credo che, nonostante siano persone che non facciano beneficenza, credo che comunque nello specifico la scuola più importante che noi abbiamo sul territorio sia una scuola che, oltre a dare un ottimo servizio, è stata molto spesso, dalla parte di persone che non potevano permettersi di pagare le rette che loro usualmente fanno pagare, e hanno guardato prima la formazione e il disagio e poi comunque la redditività. Grazie. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetto. Prego. Sì, allora prima dico che dopo aver finito le medie dai Salesiani sono andato nella scuola pubblica Erasmo da Rotterdam di Sesto, dove ho trovato altrettanti professori altrettanto all'altezza e qualificati, e anche di questo, quindi io tiro proprio fuori, escludo da tutto il discorso la questione della qualità dei professori, non l'ho neanche toccata e non la voglio toccare. Quello di cui stiamo parlando è altro. E il nostro voto, visto che siamo per la scuola pluralista, sarà contrario. Grazie. Al Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie Presidente. Volevo far notare che anche il De Nicola e il Casiraghi non è che scherzano come scuole sul nostro territorio, visto cosa sta anche accadendo ultimamente, i premi che i ragazzi del De Nicola vincono spesso anche in ambiti internazionali, forse. Questo è tanto per dare onore ad altre scuole che non sono private, senza nulla togliere a quelle private, che hanno forse avuto l'accortezza e lo snellimento prima di altri di capire dove il mondo del lavoro andava e quindi che tipo di educazione, diciamo, studentesca, e quindi che tipo di attività si preparava per il futuro. Tant'è vero che un anno e mezzo fa abbiamo provato una delibera qui che va nel senso, dove il nostro comune è stato, come dire, parte, che andava nel senso di proporre alcune nuove tematiche, nuove proposte che andassero così a sfondare mondi del lavoro che finora erano un po' travagliati. Noi saremo contrari, ma siamo contrari per il semplice motivo che, l'abbiamo detto all'inizio, opportunità per tutti, diritti per tutti. Quindi un ISEE così alto a noi non va bene, ma come siamo contrari anche ai 35.000 delle politiche abitative, come siamo contrari ad altro. Se ci deve essere un ISEE, deve essere uguale per tutti. Se ci devono essere i fondi, devono essere fondi dati per studenti meritevoli, non per chi ha 38.000 di ISEE, e per persone che vogliono andare a scuola e non ne abbiano le possibilità e capacità finanziarie per farlo. Perché io, se escludo uno che ha le possibilità e le capacità finanziarie per farlo, non aiutandolo, mi dispiace, ma non va bene. Non sono un italiano, non rispetto la Costituzione, e soprattutto per noi che abbiamo ancora, come dire, una certa indole, un certo valore al nostro interno, pensiamo che le opportunità siano veramente di tutti, per tutti. Grazie. Grazie consigliere Nossa. La consigliere Landucci come gruppo misto, prego. Grazie. Faccio fatica a capire il discorso che ha fatto adesso consigliere Nossa. Cioè, se io mando mio figlio a una scuola paritaria, io pago 4.000 euro all'anno, grosso modo. E forse il buono scuola arriva a pagarne 3.200. Se lo mando a una scuola pubblica pago zero. Cosa state dicendo?
Cioè, cosa vuol dire io se non do, se do il buono scuola tolgo la possibilità a un altro di andare a scuola? Le scuole statali sono gratuite, sostanzialmente gratuite. Cioè, non capisco se non si dà il buono scuola al, a quello della scuola paritaria, cosa cambia per lo studente della scuola statale? Adesso non paga niente. Cioè, non paga assolutamente, la scuola elementare e la scuola media sono assolutamente gratuite e la scuola superiore costa come massimo 100 euro l'anno. Se uno è bravo ed è povero costa zero. Cioè, qui mi sembra che stiamo parlando di cose del tutto diverse. Cioè, la mensa, qualcuno parlava della mensa, sia chiaro che la mensa costa allo stesso modo allo studente della paritaria e allo studente della scuola statale. Non, se uno va alla Santa Caterina, non è che nella retta è compresa la mensa si paga a parte, tant'è vero che ci sono molti bambini che vanno a casa a mangiare, proprio per non pagare, perché le famiglie non sostengono il costo della mensa. Quindi poi uno dice, io ideologicamente dico che alla scuola paritaria bisogna dare zero. Fino a quando la scuola statale non sarà un paradiso terrestre in cui avranno 4 computer a testa per uno e un drone per poter fare le fotografie e i banchi d'oro e 7 lavagne LIM, allora a questo punto potrò pensare forse se posso dare un euro al ragazzo, che, al genitore che sta spendendo 4.000 euro all'anno per mandare suo figlio alla scuola paritaria e con le sue tasse sta pagando quello che hanno nella scuola statale. Questo diciamo che è una scelta ideologica. Infatti io ritengo che questa è l'unica cosa che voi non avete detto e la dico io contro le scuole paritarie. Perché il vero errore che hanno fatto le scuole paritarie italiane da sempre è l'unico errore che ha evitato fin dal 1921 il fondatore dell'Università Cattolica, il che ha permesso all'Università Cattolica di essere esattamente considerata alla pari dell'università statale. Cioè il padre Gemelli ha accettato che i professori dell'Università Cattolica fossero selezionati nello stesso modo dei professori dell'università statale. Questo che non hanno mai accettato per le scuole paritarie, secondo me è un errore. Perché se facessero quello cadrebbe buona parte del muro ideologico. Questa è la differenza. L'unica cosa che differenzia, e secondo me in maniera negativa, le scuole paritarie dalle scuole statali, è il fatto che la scuola statale deve seguire dei criteri oggettivi per la scelta dei docenti, mentre le scuole paritarie non lo devono fare. Questo l'Università Cattolica di Milano, per esempio, non lo fa, tant'è vero che il professore della scuola dell'Università Cattolica è esattamente uguale, viene, come dire, viene scelto esattamente allo stesso modo dell'università pubblica. Questa è l'unica differenza. Voi forse non lo sapete, non sa nessuno, perché questo è il problema. Il cuore del problema è perché non è stato fatto in Italia quello che è stato fatto in Francia, perché quando sono state fatte le prime leggi, le scuole paritarie erano tutte cattoliche e ci insegnavano solo preti e suore. E quindi è chiaro che i preti e le suore, cioè gli ordini religiosi, volevano far insegnare i loro uomini, perché non li pagavano. O li pagavano molto meno, chiaramente, perché erano all'interno dell'ordine religioso. Questo problema adesso è stato superato, perché non ci sono più né preti né suore che insegnano. Quindi questa cosa potrebbe essere rivista con grande intelligenza. Faccio fatica a capire perché non si è messo sul piatto questo problema, perché questo è il problema delle scuole paritarie. Cioè il non voler sottostare alle medesime regole delle scuole statali per la scelta degli insegnanti. Perché questo toglierebbe ogni alibi e darebbe la vera parità, che è quello, vi dico, che succede tranquillamente nell'università cattolica rispetto all'università statale, dove noi siamo esattamente scelti, qualificati e immessi nella carriera con gli stessi criteri dell'università statale. E questo è l'unico fatto. Cioè, cerchiamo di andare nel cuore dei problemi veri, al di là delle scelte ideologiche, no, che sono finte. Perché, ripeto, non ha senso dire cosa lo studente povero va alla scuola pubblica e viene penalizzato dai 900 euro. Lo studente povero va alla scuola pubblica e paga zero.
lo studente che va, lo studente povero che vuole andare alla scuola paritaria non ci può andare perché non ha i soldi, per cui lo studente che vorrebbe andare a frequentare i salesiani perché gli piace la scuola dei salesiani non ci può andare perché non ha i soldi per pagare la rete ed è costretto a scegliere un'altra scuola. Quindi in questo modo si nega davvero la libertà di insegnamento, ma il vero problema sta nel problema della scelta degli insegnanti e mi stupisce che nessuno l'avesse ancora detto. Però chiaramente in questo senso comunque il mio voto è favorevole, però ripeto, cerchiamo di togliere questi velami ideologici che non servono assolutamente a nulla. Grazie alla consigliera Landucci. Il gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia, prego. Grazie. Presidente, il nostro voto sarà contrario. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capone. Grazie Presidente. A noi spiace che ci sia stata una chiusura totale da parte dei banchi della maggioranza, perché potremmo dire che è incoerente il vostro comportamento. Diciamo soltanto che la chiusura emerge chiaramente dalla dichiarazione del consigliere Foggetta quando dice che lui è per il pluralismo. Bene, questa mozione va proprio in quella direzione. Va in una direzione di equità e di risparmio, quindi vuol dire liberare risorse per il mondo della scuola, così come oggi diceva il Ministro dell'Economia, ed è un peccato che si perda un'altra occasione con atteggiamenti preconcetti, e quindi ha ragione il consigliere Bernardi quando dice che sono state regalati quintali, chilate di ideologia, ma anche a mio parere tanta incoerenza nel vostro comportamento. Il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere Caponi. Partito Democratico, consigliere Tremolata, prego. Sì, grazie Presidente. Da questa parte nessuna chiusura preconcetta, anzi magari la invito a riascoltare alcuni degli interventi dei miei colleghi, per esempio il collega Mauro Bernardi, così si rende conto che non è che qua c'è una linea e che tutti sono dietro la trincea contro Sesto nel Cuore. A dimostrazione del fatto che non c'è nessun preconcetto neanche dall'amministrazione, ricordo per esempio che il Comune di Sesto è partner dei Salesiani di Sesto San Giovanni nella Fondazione per la Meccatronica, quindi c'è una collaborazione per esempio tra la scuola privata e l'amministrazione comunale. Quindi noi non siamo contro per partito preso alla scuola paritaria, però si faceva notare ad esempio la consigliera Pietra che la Regione Lombardia, in virtù delle modifiche del titolo quinto della Costituzione, ha preso una direzione politica che non ci sta bene, destinando troppi fondi alla scuola privata e pochi alla scuola pubblica. Su questo possiamo discutere e confrontarci dove stia il giusto mezzo, però non è che dobbiamo continuare a rimpallarci a ping pong chi è a favore e chi è contro. Ci sono posizioni articolate anche dalla parte della maggioranza, se vogliamo invece fare sempre la contrapposizione non arriviamo da nessuna parte. L'avevo detto anche in premessa, ma evidentemente non sono stato ascoltato. Poiché però noi non stiamo votando di tutti questi bellissimi temi per quanto riguarda la scuola, ma solamente per quanto riguarda il costo standard, noi voteremo contro poiché non ci convince questo sistema che, a nostro modo di vedere, salvo eccezione che poi qualcuno potrà spiegare, a nostro modo di vedere è troppo sbilanciato ancora di più nel destinare fondi alla scuola privata, la scuola paritaria, e per forza di cose questo va a distrarre la scuola pubblica. Se questa è una provocazione per avviare un discorso è un conto, ma votare favorevolmente a questa mozione non è possibile. Grazie. Grazie. Allora questa mozione la votiamo per alzata di mano, quindi è perché è fuori uso il sistema elettronico. Quindi consiglieri presenti. No, adesso dobbiamo votare, adesso dopo la dichiarazione di voto si vota dopo la votazione, do la parola alla Pastorino. Al gruppo. Scusa, adesso facciamo la votazione per alzata di mano. Evidentemente vuole fare la dichiarazione per se si discosta dalla...
Scusa, prego, prego, no, è prevista dalla... Brevissima, scusate, scusi Presidente. Io mi astengo, nel senso che comunque la mozione di Sesto nel Cuore non mi ha convinto totalmente. Ho sentito molti interventi e devo dire che sono rimasta colpita dall'intervento della consigliera Landucci e di Lucia Teormino, della consigliera Teormino, che sicuramente ha accennato delle cose molto importanti anche sul fatto che le scuole private comunque debbano intervenire su alcune cose importantissime come quello che è il miglioramento delle condizioni di salario degli stessi professori, oppure ha fatto un bel intervento sul discorso delle disabilità che non vengono sempre così accolte da tutti. Però ecco, secondo me questo tema meritava anche forse una sorta di assemblea cittadina, insomma un momento o una commissione nella quale poter esprimere un po' le proprie convinzioni. Ecco, penso questo, non rubo troppo tempo, grazie. Grazie a lei. Quindi consiglieri, facciamo la conta dei consiglieri presenti al voto, mi risultano 18, quindi... E votiamo per alzate di mano, rimane un po' con la mano. I contrari alla mozione? Siamo a favore? No, vediamo. Allora, votiamo la mozione presentata dal gruppo Sesto nel Cuore per alzate di mano. Quindi, prima i contrari. Contrari? Contiamo? Uno, due, tutto il resto. Il sindaco. Tredici contrari, giù le mani, astenuti, uno, Pastorino, favorevoli, 4. Il consiglio non approva. Prima, per evitare equivoci personali, do la parola al vice sindaco per dei chiarimenti. Prego. Grazie. Grazie Presidente. No, io sono stato tirato in ballo in maniera assolutamente inopportuna. Consigliere Caponi, lei ha questa passione ogni tanto per tirare in ballo le persone. Mi risulta addirittura che in un consiglio comunale in cui non c'ero ha detto che mi aveva anticipato un ordine del giorno e l'ha detto agli altri capogruppo che io non ho mai visto, quindi magari... Come dire, usiamo un po' di accortezza nel parlare, nel dire le cose. Quell'ordine del giorno non mi è mai stato anticipato. Comunque, io sono uscito quando la consigliera Tita Ferrante ha detto che Enrico Berlinguer era figlio dello stalinismo. Siccome Enrico Berlinguer viene dalla famiglia cattolica sarda, è cresciuto nella parrocchia di Sassari e considerarlo figlio dello stalinismo mi sembrava un po' inopportuno. No, lei ha ripetuto le sue parole, ha detto figlio dello stalinismo. Ascolti consigliere, lasci perdere, mi lasci parlare. Comunque questa cosa di continuare a chiamarmi in causa. No, consigliere Caponi, lei ha questo vizio di chiamare le persone... No, è un fatto personale, intervengo alla fine, io non posso intervenire. Lei... No, le sto spiegando perché... Consigliere Caponi, lei... Caponi... Le sto spiegando, provi a ascoltare un attimo, lei le sto spiegando per quale ragione mi sono alzato, perché l'ho trovato inopportuno. Le posso dire una cosa, il dibattito di questa sera, fino al suo intervento, era un dibattito interessante, io ho apprezzato molto l'intervento della consigliera Landucci, perché come dire, ha su questi temi una posizione diversa dalla mia, ma una posizione approfondita. Invece lei deve sempre chiamare in causa qualcuno. Possibilmente usa uno schema che si ripete nelle stesse parole, basta che cambi il tema. Lei cambia il tema ma dice maggioranza chiusa che non si apre, ideologica, e tira sempre in ballo qualcheduno. Per cortesia, è molto sgradevole, fa parte della politica in questo tempo chiamare direttamente in causa le persone, è un modo brutto, che secondo me non rispetta le idee delle persone. La prego di evitarlo. Io sto intervenendo perché lei mi ha tirato in ballo in una discussione in cui io non ero entrato. Mi scusi, lei mi ha tirato in ballo in una discussione. Consigliere Caponi, lei mi ha... Facciamo concludere. No, sì, io sto parlando di... Per cortesia. Ma scusi, sì, ed è sgradevole.
Per cortesia, consigliere Caponi, lei qualche lezione ogni tanto la potrebbe anche prendere. Per cortesia. E invece forse dovrebbe ascoltare. Lasciamo concludere. Scusi, prima tirare in ballo una persona che non è... Ma consigliere, certo, lei Caponi, da avvocato agli sfrattati ci pensa. Consigliere Caponi, per cortesia, lasci perdere. Lei non può tirare in ballo... Lei ha tirato in ballo una persona che stava ascoltando in maniera religiosa il dibattito. Allora, ha fatto un intervento, per cortesia, assolutamente sgradevole, perché io l'unica cosa che ho fatto, mi sono alzato su quella frase. Per il resto ho ascoltato il dibattito, l'ho trovato in certe parti anche interessanti. Le chiedo, per cortesia, di evitare questa necessità che lei ha sempre di contrapporsi a qualcuno, in special modo... Io chiedo... Va bene, lei... grazie. Consigliere Caponi, io chiedo... Grazie. No, è fatto personale, perché è molto sgradevole il suo atteggiamento. Il suo comportamento è molto sgradevole. Tra l'altro non riesce ad aggiungere nulla al dibattito, se non la contrapposizione. Grazie, buonanotte, la seduta è tolta. Grazie a tutti, buonanotte.